Ben ritrovati, il terzo degli anticipi di oggi dopo Atalanta-Sampdoria 1-3, Genoa-Inter 0-2 e Lazio-Bologna. Per concludere il trittico di oggi, poi la quarta squadra impegnata in Champions, la Juventus giocherà domani sera contro il Verona. Tanta Fiorentina questa sera ovviamente, tanto Lazio-Bologna, ma tanta attualità. Vittorio Betti, ciao, è un piacere ritrovarti. Buonasera a tutti, buonasera. Gabriele Caldirò, labroviola.com, ciao Gabri. Ciao Giorgio, buonasera a tutti. Massimiliano Martini, la colonna del telegiornale sportivo di Toscana TV, ciao Maxi. Grazie, buonasera a tutti. Pino Calò, che ormai è l'uomo del salutate la E capolista, ciao salutate la Pino, capolista perché matematicamente lo siamo per tutta la prossima settimana. Matematicamente per tutta la prossima settimana. Segnalo perché non so per quanto tempo poi ancora ti capiterà, però segnalo, per ora, però dai, piglialo, io per intanto te ora lo piglialo. dico. Gabriele Taverni, ciao Gabri. Ciao Giorgio, come sempre per contattarci al 342 19 71 871 oppure alla mail a tutto@toscanatv.com. Partirei subito Giorgio dal discorso insomma, che ha fatto appunto Rocco Commisso oggi. Un discorso insomma, importante perché lui non può, lo A chi l'ha ricordiamo, fatto? alla squadra in diretta proprio Come? streaming. Ah, in diretta. Esatto, proprio eccolo qua. Adesso l'immagine, appena la regia è pronta, possiamo vedere proprio tutti i calciatori della Fiorentina riuniti davanti ad uno schermo in cui il presidente Commisso si è collegato proprio con la squadra, non potendo essere in presenza perché lui non faceva parte della cosiddetta bolla, insomma, prima che insomma, si verificasse un caso all'interno dello staff di Iachini. Commisso insomma ha parlato alla squadra, così come è stato riportato dai media ufficiali della Fiorentina. Il presidente Commisso, nonostante l'impossibilità di essere fisicamente accanto alla squadra, ha voluto lui stesso in diretta streaming appunto mostrare la propria vicinanza. Commisso ha sottolineato l'importanza del gruppo, del giocare di squadra l'uno per l'altro, proprio quello che lui diceva ai suoi compagni quando era capitano della sua squadra. Ha chiesto ai calciatori più esperti di aiutare i più giovani a crescere e trovare uno spirito di squadra, evidenziando l'importanza di tutti, sia di coloro che partono titolari, sia coloro che iniziano dalla panchina. Il presidente ha anche ricordato l'importanza di avere Mediacom sulla maglia, con oltre 15.000 persone che tifano dall'America e che vorrebbe, come anche la Fiorentina, seguisse un percorso di successi e crescita costante, così come la sua azienda. Berlusconi 2. Ecco, mi sembrava strano che Pino non arrivasse con il suo carico da 11. Ci sta un pochino, No, ci sta un è pochino, uguale, mi questo tipo di sembra parallelo ci la sta, stessa ci sta. Comunicazione, Ci no? sta. Quando, no, dicevo per Sì. Commisso molto più sfumato rispetto a lui, non usa la cavalcata delle Valchirie, però non usa gli elicotteri, non usa buttare via tutto quello che è stato il passato di una no. società come ha fatto Berlusconi, che ha fatto spostare il busto di Nereo Rocco nell'ultimo campo di allenamento quando è arrivato, perché dice questo. Però un po' di però il punti di messaggio mi è contatto ci sembrato sono. Similare, molto similare. Comunque, staremo a vedere. L'accenno ai calciatori di esperienza, Gabriele. Domani non dovrebbe giocare Ribéry, ma gioca Calleone. Basta? Ma dipende per cosa, mi verrebbe da dire. Fondamentalmente hai ragione Giorgio nel dire che Ribéry è stato convocato, era stato al limite fino a pochi minuti prima della nota, delle convocazioni della Fiorentina. Dovrebbe giocare José María Callejón dal primo minuto insieme a Kwame, o meglio, uno dei tre mettono una ampollina e scelgono il nome. Però Ma ne manca uno. no, 3-5-2, lo mettono davanti da come si Quindi decifra Lirola, Callejón. quindi non esce si ipotizzava Caglione al posto di Lirola e davanti No, sembra Ribéry, di no. Kwame. No, sembra di no, è stato Quindi provato. Lirola, quindi pratica Caglione sostituisce Ribéry. Corretto, anche se ovviamente per caratteristiche tecniche, Io torniamo a onestamente dire che questo 3-5-2 avanzato da Iachini in modo quasi statuario, io l'ho definito con un termine un po' forte, un po' talebano del modulo, forse si espone ancora ad un rischio. La Fiorentina prende una media di 2 gol a partita da quando è iniziato il campionato, e se nel periodo post-lockdown era la difesa meno perforata, adesso insomma credo sia il dato da correggere in modo primario. Parli di esperienza, mi viene in mente Pezzella, mi viene in mente Caceres, mi viene in mente però anche un Meglio non centrocampo. Caceres in questo periodo. Lo so, però fondamentalmente gli uomini anagraficamente più esperti sono loro. Sono i più vecchi. Vittorio, la sostituzione sic et simpliciter di Ribéry con Calleón ti lascia perplesso, ti No, anche perché convince? non credo che alla fine dei salmi, questa volta voglio, diciamo, sposare la filosofia Iachini. Non credo che sarà un 3-5-2 puro,
nel momento in cui gioca anche Callejon non è una seconda punta perché non la sa fare, e quindi in questo modulo qui non ci incastra assolutamente niente. Questo, cosa prevedi quindi? Io prevedo quasi un tridente davanti, se non altro con due davanti un pochino più avanzati e un terzo attaccante o perlomeno un trequartista che sta vicino nei paraggi di coloro che devono giocare. Quindi ipotizzando dei nomi, tu non prevederesti la giubilazione di Lirola, ma tu sai che io odio i numeri, però per cercare di far capire, sì, anch'io 3-4-3, sì. Cioè Calleon e due punte, sì. O due punte Calleon alle loro spalle, insomma una roba del genere, ecco. Una roba del genere. Diciamo domani Iachini si gioca tanto, A pelle il triangolo delle Bermuda più confacente, ma tu fossi Iachini, ecco, cosa faresti? Io giocherei con un centravanti vero, potrebbe essere Vlahovic per esempio dall'inizio, poi magari una staffetta con Cutrone, e se non gioca Ribéry inserire da una parte Callejon e dall'altra Kouamé. Quindi 4-3-3. Sì. Comunque, secondo me, conoscendo un minimo insomma, un po' le mosse, secondo me, no, sono d'accordo con te, Vittorio, sul 3-4-3, però davanti potrebbero giocare Bonaventura a sinistra, Callejon a destra e davanti uno tra Vlahovic e Kouamé. Che è un'altra soluzione. Che può essere un'altra soluzione. Potrebbe anche non essere una roba. Sì, il prodotto cambia di poco, perché alla fine le porzioni di campo impiegate, cioè utilizzate da questi giocatori, sono sempre le stesse, quindi bene o male non dovrebbe cambiare molto la fisionomia. Dico che non è detto, io ho parlato poco fa con dei colleghi, che Ribéry sia completamente out, questo dobbiamo anche... Intanto l'ha convocato, effettivamente sembrava messo peggio da quello che raccontava. L'allenamento non sembra sia stato trionfale per il francese, sta di fatto che comunque, conoscendo lo spirito di Ribéry, io lo posso inserire secondo me con un utilizzo di circa 20-30 minuti nel caso in cui ci fosse bisogno. Io la penso in maniera diversa: se c'è un giocatore che è al 30% o al 40% lo faccio giocare subito e poi lo levo dopo. Bravo. Altri invece dicono no, bisogna fare la staffetta, certo. Metterlo nel secondo tempo in caso di bisogno, ma queste sono tutte, questa è un'altra storia. Sta di fatto che con Callejon, e ti rispondo in una cartolina, secondo me la Fiorentina aumenta in maniera eccezionale la qualità offensiva. L'unico problema è se Callejon, come sarà utilizzato tatticamente. E si torna a un discorso che forse tu vorrai affronteremo sicuramente, affrontare durante il corso della trasmissione. Leon non è un vice chiesa, ecco, tanto per sgombrare il campo da ogni discussione. Poi se la coppia dovesse intanto essere... Intanto Pontassua, scusate, io sono cattivo, Massi, intanto Pontassua la porta ogni tanto la vede. Sì. Cioè, molto di più. Molto di più di quello che potrebbe essere il suo partner di domani, cioè Kouamé, che insomma la porta non è che la vede benissimo. Una delle perplessità è proprio l'abbinamento, forse, perché... Ma la Fiorentina mancherebbe un'altra volta di un centravanti. E io d'area. Sto per bestemmiare, e ci sono delle squadre, grandi squadre europee, che hanno giocato per anni senza i centravanti veri, e parlo per esempio del Bayern di Monaco, in cui Robben da una parte e Ribéry dall'altra, Napoli, scambiati, Vittorio, con il piede. Lo stesso Napoli con Callejon, perché quando Müller, giocavano Callejon, Mertens... Müller non era un centravanti, eppure giocava lui nel mezzo, certo. E Robben e Ribéry si intersecavano col piede opposto, e inquadrava la porta, quindi perché non lo può fare la Fiorentina? Sì. No, problema è il gioco che mette in atto la Fiorentina, magari forse avrebbe bisogno di un riferimento un po' più statico. No, lo stesso Milan di Pino è senza centravanti, perché tu non hai un centravanti. So, questa è perché non ci sono centravanti? Chi c'è centravanti? Ibra non è un centravanti? È tutto tranne che un centravanti, Ibrahimovic, è una statua, è un'icona. È un uomo di riferimento, è un semaforo. Non è un numero 9, non è un numero 9. Ha il suo peso. Non lo è mai stato, neanche quando era vivo. Non è mai stato un centravanti, diciamo, tipico. Però fa gol, cosa che io sinceramente sul palco in aria quando ci va mette dentro un centravanti neanche lui. No, di sicuro. Sinceramente sul palco. Perché Messi è un centravanti, ditemelo voi. No, fa gol anche Ribéry, non è un centravanti. Che Callejon possa prendere, tra virgolette, l'eredità di Ribéry, ci andrei un pochino più di prono, anche perché è arrivato ora in questo momento. Come di Ribéry? Non penso, è vero, se che gioca Ribéry, Callejon fare il Ribéry della Callejon e Ribéry devono giocare sempre insieme, quindi sì, non no, è un vice di Ribéry, dicendo,
sulla base delle parole che ha detto Commisso, no? Giocatori di più esperti, di esperienza, prendono in mano la squadra, non penso che debba essere Calleon, anche se, cioè, non che non lo debba essere, non ha ancora. Se non c'è Ribéry, se non c'è Ribéry, però è l'uomo, solo lui. È lui, lui è Pezzella. Ah, beh, poi viene da ridere quando viene paragonato Callejon a erede di Chiesa, perché Callejon ha 86 presenze in Coppa dei Campioni, non poco. Casomai infatti si è un po' arrabbiato. Direi, quando c'è stata cosa. La presentazione gliel'hanno detto. È vero, dico un'altra cosa, non so se siete d'accordo, però se la Fiorentina giocasse con il 3-5-2 con Callejon qua a me davanti, dopo i giocatori fuori ruolo diventano due. Amrabat, solito fuori ruolo. No, però domani con anche Pulgar potrebbe... Se dovesse giocare Pulgar davanti alla difesa e Amrabat un pochino più avanti, Amrabat potrebbe essere un po' più nel suo. Vero, però dalle potrebbe, perché dalle ultime pare che Iachini abbia ancora riprovato Amrabat davanti alla difesa. Allora, quindi più dura del muro. Vabbè, giocherebbero in due. Iachini, Amrabat è quello che vuole giocare in quel ruolo. Però forse solo per lui. Oggi però la conferenza stampa Iachini, che ascolterete in forma integrale in chiusura di trasmissione, è stata un pochino meno... fumosa un po'. Ah, non contro il C, contro il V? Posso dire una cosa? Pino sarà contento. Occhio al Bologna in gol! Occhio al Bologna in gol con uno dei tanti strani Svanberg. Lazio 0 consecutivo per questo Svanberg. Lazio 0 Bologna 1, Pepe Reina incazzato con tutti i suoi della difesa. Mihajlovic se la ride, perché per lui andare a Lazio è a casa. Cosa non è una buona notizia, ma continuano... c'è tempo. Ha tirato da casa sua. No, continuano i folclori fra Europa e campionato italiano, perché atteggiamenti completamente diversi. Vedi l'Atalanta oggi. Era un argomento che volevo tenere non benissimo, Reina. No. Questa ottica, in questa formazione, verrebbe a mancare, o rischia di venire a mancare, nella Fiorentina, un giocatore... di cui si è parlato molto e di cui ci stiamo un po' dimenticando la sua qualità, ed è Bonaventura, perché dovete spiegarmi come può utilizzare Bonaventura Beppe Iachini avendo a disposizione questo numero di giocatori, soprattutto domani se rientra Pulgar come sarà il centrocampo, appunto. Domani non dovrebbe esserci Castrovilli, forse il problema c'è un VAR perché potrebbe esserci un fallo all'inizio dell'azione. Il fallo dovrebbe essere stato commesso. Pino, rispondi al dubbio di Vittorio di Bonaventura. Bisogna vedere, io ho sentito di un particolare fallo tutta la vita in un'altra trasmissione su Lucas Leiva, fallo tutta la vita di come è stato acquistato Bonaventura. Punizione, gol non buono, 0-0. Hai portato bene, Giorgio. Il fallo è stato commesso da Schouten su Lucas Leiva. Vai Pino, vai. Spinta da dietro. Dicevo, ho ascoltato, non mi ricordo dove, comunque un aneddoto su come è stato scelto Bonaventura dalla Fiorentina. Io pensavo che la Fiorentina lo avesse cercato perché ne sentiva la necessità di averlo. Invece mi risulta che Bonaventura sia finito alla Fiorentina perché gli è stato offerto, perché in quel momento era a Coverciano e non so se il suo agente o chi è, insomma, dicevo, ma è stato portato quindi Bonaventura a Firenze. Quindi che molto probabilmente le idee tanto chiare c'erano, cioè l'hanno preso molto probabilmente perché giustamente è un nazionale, costa il giusto. Non mi stupisce. Però si prende un giocatore se si sa cosa, come doverlo far giocare. Perché purtroppo ci sono dei club in cui il mercato si fa con le figurine panini o con i DVD. E in questa ottica di un progetto che vedeva una rivisitazione di una squadra che l'anno scorso è andata male, si prendono tutti i giocatori che non hanno un ruolo. Perché Bonaventura non ha. E non si prendono i giocatori nei ruoli che sono scoperti. Cioè, nel basket non magari. Si può prendere 5 sesti uomini perché 5 devono essere i titolari. Il sesto uomo è la carta che giochi dalla panchina. È uno. Certo. Quindi voglio dire, questo per fare una similitudine, e anche Bonaventura. E parliamo di Coamè. Buon giocatore, Coamè. Bonaventura. No, quante volte abbiamo detto che Coamè era il sostituto di Federico Chiesa? Lo fa giocare in un altro ruolo. E poi abbiamo il problema di Amrabat. Comunque ha dannatamente ragione Massimiliano, perché fondamentalmente hai preso giocatori che a livello di ruoli non ti mancavano, poi ovviamente hai fatto delle sostituzioni perché dai uno, prendi un altro, però i due ruoli che ti mancavano, il regista e la punta, non ce l'hai. No. Io mi devo inchinare al signore tanto bistrattato a Firenze e dintorni in questi ultimi mesi, anni,
ed è Claudio Ranieri, numero il quale ha preso il giocatore. È inutile che Ferrero faccia le conferenze stampa dicendo gli ho preso, ho accontentato e gli ho preso i giocatori, i campioni, i giocatori esperienti. Però lui ha capito che la Sampdoria era una squadra che l'anno scorso aveva dei problemi macroscopici in due o tre posizioni. Un cursore. E ha preso Candreva. E poi Keita Balde. Keita. Ragazzi, ma Keita è un cotillon per Genova, Sponda, Sampdoria. Un cotillon. No, poi ha preso anche Verre, fondamentalmente aveva fatto una buona stagione. E che cosa ha fatto? L'inizio era quello che era, 3 vittorie consecutive. Perché si è messo chiuso dietro, ha detto primo cerco di riprenderle. E la vinte tutte così. E corrono. Stavi dicendo, Gabri? No, su Bonaventura semplicemente aggiungo a quello che giustamente ha detto Pino. È stato, io ero presente tra l'altro anche a quella conferenza stampa lì, è stato proprio chiesto a Pradè come è arrivato Bonaventura a Firenze, lui ha proprio spiegato che gli fu proprio proposto da Mino Raiola, e questo secondo me, Giorgio, mostra ancora una volta un po' lo scollamento che c'è, perché Bonaventura può essere un giocatore utilissimo se utilizzi dei moduli a lui più congeniali, ovvero lui può giocare in un 4-3-1-2, in un 4-2-3-1 dietro la punta, ma non, soprattutto la Fiorentina in quel ruolo lì ha già Castrovilli, e secondo me insomma può essere davvero può diventare una forzatura. Buonaventura è un filo più d'attacco rispetto a Castrovilli. Buonaventura è un bel giocatore, però che senso ha? Cioè, non è che è un giocatore sconosciuto. Buonaventura era conosciuto, si sapeva che non avrebbe rinnovato con il Milan perché il Milan non lo rinnovava, quindi o lo vai a cercare altrimenti che ma senso ha fartelo successo? Proporre? Vuol dire che gli hanno fatto lo sconto? Cioè. Se è per quello anche Ribéry è stato proposto dal suo agente alla Fiorentina, mica la Fiorentina è andata a cercarlo. Infatti però è arrivato, meno male che è arrivato. Meno male che è arrivato Bonaventura, non è che sono arrivati due scartoni adesso. Ti mancava uno come Ribéry, uno come Bonaventura, vedo che... Non c'è un progetto dietro a queste... O perlomeno era un inizio. Più che altro, Pino, io non vedo molto bene nemmeno come assemblamento proprio il centrocampo Bonaventura Castrovilli però, è un regista. Perdonatemi, ora non vorrei che facessimo. Non è criticato Bonaventura, ma ecco, non vorrei che facessimo progetto. Che seguissimo lo sport maggiormente in auge a Firenze quando le cose vanno male. Sono diventati tutti scarponi. No, assolutamente. Non stiamo dicendo questo. Che Bonaventura è un buon giocatore, è un buon giocatore che se saputo utilizzare in un certo modo ti dà gol, ti dà spinta, ti dà fisicità, se saputo utilizzare, non vorrei essere, so che in questo studio come in tutti i nostri studi nessuno ha mai messo in dubbio la qualità umana di Beppe Iachini, ma l'allenatore non lo valuti dall'aspetto umano, l'allenatore lo valuti dal lavoro, che nella fattispecie è vincere se sei un certo tipo di squadra, far giocare se sei un altro tipo di squadra. Nella Fiorentina non capita né l'una cosa né l'altra. Vittorio aveva toccato Vorrei rispondere a chi è? A un telespettatore che mi dice: dimmi quando il Bayern ha giocato senza un bomber. Sempre. Negli ultimi anni spieghiamoglielo meglio. Bomber si intende punta vera, centrale vera. Il 9. Sempre. A proposito, io forse non voglio spiegare al telespettatore che io ho fatto per 25 anni le telecronache dell'Ippica, la seguo molto volentieri perché è uno sport fantastico e fra Montecatini, Pisa, Grosseto abbiamo purtroppo un mondo che sta morendo e sta scomparendo, non c'è più. La seguo l'Ippica. Stia tranquillo. E anche volentieri, non è una fatica. Dicevo, Vittorio, tu hai toccato un tema che vorrei riprendere, poi ritorniamo anche in chiave fiorentina, ma ci sta nell'analisi generale. La settimana di coppe, delle 7 italiane in coppa, ha detto le stesse cose che ha detto il campionato finora o no? Storicamente quasi, perché è successo tante volte, soprattutto nella coppetta del giovedì, quella degli amatori, cioè l'Europa League, in cui ci sono stati dei risultati clamorosi, non a caso la Z Almar che viene a giocare praticamente la squadra primavera e vince a Napoli per presunzione del signor Rino Gattuso, quindi ti rispondo a distanza di una settimana alla domanda che tu mi avevi fatto su Gattuso. Bisogna essere anche un po' meno presuntuosi certe volte, anche se c'è l'attenuante che il Napoli ha tirato 17 volte non l'ha messa dentro, però quindi voglio dire è sempre successo, però più che altro
nella fase inversa, cioè nel senso che l'Europa League non fa il risultato perché giochi con le riserve, fai turnover e poi la domenica puoi vincere le partite. Questo fatto di questa settimana soprattutto è abbastanza sintomatico di un momento particolare, perché l'Atalanta vince in Danimarca 4-0. Aveva perso col Napoli. Riperde oggi, stasera. Oggi. Perché? Perché la Lazio ha vinto col Borussia Dortmund ha fatto una prestazione ignominiosa a Genova contro la Sampdoria? Stasera che Lazio sarà? Per ora è abbastanza equilibrato. L'Inter, perché ha fatto quello che ha fatto? L'Inter è un'altra storia. La Juve, perché ha fatto quello che ha fatto? Beh, la Juve ha fatto una buona partita, secondo me. Sì, ma rispetto allora, aspettando Crotone. Banalizzo il concetto così come oggi pomeriggio. La Juve di Coppa è meglio o peggio della Juve del campionato? Beh, in questo momento ti potrei rispondere che secondo me è meglio. Meglio quella di Coppa? Per forza. L'Atalanta di Coppa è meglio o peggio di quella del campionato? Facendo cronaca ti dico che l'Atalanta ha vinto in Champions League e perde miseria. L'Inter di Coppa è meglio o peggio di quella del campionato? Siamo lì. È la solita. Siamo lì. La Lazio di Coppa non lo sappiamo perché stasera dobbiamo io ho visto e soprattutto sentito una partita straordinaria col Borussia Dortmund, quindi è meglio quella che abbiamo visto. Cioè, i giocatori erano molto più dentro. L'approccio era diverso, capito? Il Milan è meglio o peggio di quel Milan di Coppa? È meglio o peggio di quello del campionato o uguale? È uguale. Uguale. Quindi credo che sia l'unica squadra italiana delle sette a non aver accusato up and down. Il Milan giusto? È una garanzia. Diciamo che avendo anche inserito la Roma è meglio o peggio? La Roma di campionato è meglio o peggio diciamo di quello che della anche Coppa? La Roma è sulla falsariga uguale, nel senso che in campionato sta facendo dei buoni risultati e in Coppa ha dimostrato, oddio, ha dovuto fare un po' ammenda di un turnover e poi ha dovuto fare entrare quelli bravi, però poi alla fin fine la vittoria l'ha portata a casa. Io penso che comunque sia ancora un po' presto per giudicare le squadre fra campionato e Coppa, perché Coppa ne abbiamo vista solamente una, limite, ora vediamo prossimo però oggi è la quinta, prossimo la turno. Sesta di campionato? Quinta. Sesta? Oggi quinta, è la quinta. Sì, oggi è la cioè si sta giocando. Di solito siamo a metà strada di quello, quindi, che si dice, si capisce qualche cosa in Serie A dopo 10 giornate. Fatto c'è che in Serie A c'è una partenza falsa della Sampdoria dell'Atalanta. Questo è in dubbio, quindi fra le bighe per ora quella più attardata. Credo che non, nella storia recente due sconfitte di fila in campionato era tantissimo. Era già secondo me anche l'anno scorso. Ah, sì, anche l'anno scorso. Aveva perso addirittura quasi 15 punti dalla vetta della classifica. Due di fila? Sì. E comunque, al contrario, in Champions era partita male perché aveva perso 4-0 con la Dinamo Zagabria. Fra tutte le partite di Coppa, forse quella dell'Atalanta è anche la meno attendibile come avversario. Allora, il Midtjylland Massi, secondo me, perdeva dal Cosenza. Sì. Anche secondo il me. Livello è quello. Quindi il prossimo avversario dell'Atalanta in Coppa, sapete chi è? L'Ajax. Che oggi ne ha date 13. Al Venlo. Record dell'Eredivisie, 13 sì. a 0. Record dell'Eredivisie battuto. Sì, 13 a 0, io onestamente, sinceramente, vabbè. Caro, vediamo prima questo angolo della Lazio, caro Massimo Papi, poi ti preoccupi di mandare in onda la pubblicità. Non è successo. Puoi fare la pubblicità. Possiamo andare con la pubblicità. Bene, così allora vai Massimo Papi, primo blocco di pubblicità, poi torniamo parlando ancora della Fiorentina in attesa dell'Udinese domani. Molta paura, secondo me, ingiustificata. L'ansia ingigantiva le mie preoccupazioni. Sentivo di cattivo umore, tutto mi sembrava diverso, anche di notte i pensieri non mi lasciavano mai, dormivo male. Poi il mio farmacista mi ha consigliato Laila. Dalla ricerca scientifica nasce Laila, nuovo farmaco con formula Silexan, che con una capsula al giorno aiuta a combattere i sintomi dell'ansia lieve. Laila, più spazio alla vita. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Menarini.
tuo pranzo di lavoro veloce, ricco, saporito, cucinato come si deve al prezzo giusto? A Prato la risposta è troppo facile. Bar Valentina. Sì, proprio loro, quelli che aprono alle 4:45 del mattino. Quelli che pagano le tue bollette, quelli che ci sono sempre. E lo volete un consiglio? Assaggiate i panini del Bar Valentina. Fantastici, come un gol di Leo Messi. Bar Valentina, a Prato, via Roma. E non aggiungiamo altro. Andrea, ti vedo felice. Cosa è successo? Sono felicissimo e sereno. Finalmente ho risolto tutti i miei problemi di liquidità. Accidenti, hai ereditato? No, meglio. Hai fatto fortuna? No, molto, molto meglio. Ho fatto 13 con Credici. Finanziamenti a pensionati e dipendenti anche con la cessione del quinto. Ho fatto 13 con Credici. Fallo anche tu. Organico. Plastica, lattine e vetro. Carta e cartone. Fai la raccolta differenziata. Falla bene. Per te. Per l'ambiente. Seitoscana.it. Da Banca Cras e BCC Umbria è nata Banca Centro, la banca locale che mette al centro te e il tuo mondo. Tradizionale nei valori, innovativa nei servizi, salda nella relazione. È sicuramente, sulla pubblicità ho detto, secondo me paura non giustificata, perché capisco arrivare alla partita contro l'Udinese con la scottatura di Sampdoria e Spezia, però bisogna anche guardare l'Udinese, come ha giocato finora Massimiliano, che tipo di partite ha fatto l'Udinese finora. È vero, 4 punti la Fiorentina, 3 l'Udinese, ma comunque sia in quello che si è vista molto meglio la Fiorentina che non l'Udinese. Senza ombra di dubbio. Anche perché se poi vogliamo fare il giochino dell'uno contro uno, sì, finisce la Fiorentina. La Fiorentina è nettamente in vantaggio. Pur avendo, prendo il giochino di ieri sera, della trasmissione di ieri sera, pur avendo la Fiorentina 10 voti su 11, perché Calleon in questo momento non lo puoi valutare, non gli puoi dare un voto. No? Sì, no, indubbiamente insomma Fiorentina sulla carta è senz'altro meglio dell'Udinese attuale, però è una partita che arriva in un momento delicato per la Fiorentina, quindi magari il pericolo non è tanto quello che ne deriva dall'avversario, ma da come la Fiorentina si presenterà in campo e in questa occasione. È una partita da vincere, non so se la Fiorentina è in grado, sia dal punto di vista tecnico-tattico, perché insomma ha dimostrato più di una difficoltà la Fiorentina a fare gioco fino a questo momento. Scusami se ti interrompo. Prendo spunto dalla conferenza stampa di Beppe Iachini. Giro di studio sulle cose che Beppe Iachini oggi ha enunciato in conferenza stampa. Il gruppo è con lui? Pino. Lui dice, non ho ombra di dubbio nel dire che i giocatori e compagnia cantante sono con me. È vero? Sì, sì. Per te è vero? Lui dice di sì. Non sono un fiorentinologo. Per voi. Quindi mi sembra, cioè, io sto a quello che dice l'allenatore. Sì. Per te diciamo sì. Ma negli ultimi tempi era stata avanzata qualche perplessità. Che... Io ricordo domenica il baffa di Biraghi alla panchina. Anche l'atteggiamento... Menato via in un altro modo. Scusa, ma... Giorgio, anche l'atteggiamento di Ribéry stesso. Insomma, mi sembrava molto... A me sembra la situazione della Fiorentina, però sinceramente, vista all'esterno, mi sembra di una... Giallo per Acerbi. La palissianità, cioè è scritta nelle cose. La Fiorentina a questo momento ha confermato Iachini... perché è in attesa di perfezionare le cose con Sarri. Sarri deve sistemare le sue cose con la Juventus, non è ancora pronto, non può ancora dare le garanzie che vuole dare, eccetera, eccetera, a questo allenatore. Per ora tutte e due si dovranno sposare, ma sanno che non è il momento giusto. E quindi ecco spiegata la riconferma di Iachini. Altrimenti, se abbiamo questo dubbio che... non ci sia lo spogliatore, non sia con Iachini e tutto il resto, ma avrebbero, cioè, allora vuol dire che il dirigente della Fiorentina, il presidente in primis, davanti agli occhi c'ha qualche fetta. Su Sarri poi so che Gabriele Taverni ha delle novità, di qualche novità salume. Particolari. A me mi sembra un disegno abbastanza chiaro. Vito,
Io non credo che Sarri venga a Firenze, lo dico soltanto per un giudizio mio personale, perché quando un allenatore alza l'asticella è difficile che la riabbassi. La mia cartolina è questa, quindi un po' presto, parliamo di niente. Il tornare gruppo indietro. È con Iachini? Secondo me no. No. Gabriele? Io credo di no, perché no. La Fiorentina fondamentalmente ha la consistenza di un cracker in campo. È un cracker. Perché una squadra che mentalmente va in doppio vantaggio dopo 4 minuti, una Fiorentina normale, non ti voglio dire vince in goleada, perché sarei spaccone, però vince la partita. Non puoi avere un blackout causato da sì due errori individuali, però sono due errori marchiani. Però mi dà l'idea di poca attenzione mentale. Però perdonami Gabriele, inverti gli ordini dei fattori, questa contestazione alla Fiorentina saranno almeno 3 anni, 4 anni che io la sento fare? Una mancanza di determinazione. So dove andare. Perché sono 4 anni che non ha un allenatore che faccia il direttore d'orchestra di un grande gruppo sinfonico. Ma non solo. E questo è il problema. Ci aggiungo un carico da briscola. Fondamentalmente. È andato al nocciolo della questione. È chiaro. Però al nocciolo. Io credo personalmente che ci sia anche un discorso di decisione. Cioè il fatto che Commisso convoca Iachini in albergo. Sì. Si fa. Ok, però vuol dire che ha deciso Commisso di tenere Iachini. I soldi sono suoi. Tu ora giustamente mi fai il controaltare, però no, ma è la versione che Vittorio continua giustamente a sottolineare, non ci deve essere democrazia nel mondo del calcio. Non esiste. Sono il capo, metto i soldi, chiamo chi mi pare, cazzo chi mi pare, premio chi mi pare, sì, però scelgo chi mi pare. Commisso, faccio una cronostoria. In questo breve periodo ancora... La cronostoria permanenza a Firenze racconta che giustamente tu mi dici che a Ferrara Iachini è confermato da Commisso con una telefonata quasi come fosse una scommessa, uno scherzo, ok? In questo momento senza dire nulla né a Barone né a Pradella. Questa quindi, è un'altra storia, ragazzi. No, ma ci arrivo. Se adesso Commisso richiama Iachini, ci parla, comunque ancora supera Barone e Pradella. C'erano al colloquio. Cioè, erano presenti, Va bene, però è evidente, ragazzi, ma è evidente che c'è qualcosa che non va. Cioè, Biraghi che mi manda a stendere in quel paese un collaboratore tecnico, io non lo convoco se ho la squadra in mano, se ho il gruppo in mano o il gruppo dalla mia, io non lo convoco. Ma scusa, ma no, io Iachini? No. Certo. Ma in questo momento ha fatto quello che dovrebbe fare qualsiasi presidente, cioè non chiamare l'allenatore e far vedere che l'ha chiamato. Sì, però anche la posto, sì. In campo succedono tante cose. Noi ci stiamo allontanando dal problema principale. Poi te ne dico un altro. Che la figura del presidente è una, la figura della piramide dirigenziale a livello tecnico è un'altra. Il presidente può fare quello che vuole, secondo me. Il problema che hai detto, che abbiamo sottoposto a tutti, cioè il fatto che Biraghi manda a quel paese la panchina... Non è Rocco Commisso che deve alzare la cornetta e dire domenica Biraghi non gioca perché ha mandato a quel paese lo staff tecnico. Deve essere il direttore sportivo, e perché un responsabile non lo tecnico. Come perché no? Perché da perché non lo ha fatto? Perché non lo ha fatto? Perché non lo fa? Perché non c'è questa piramide, signori miei. Vedi allora che c'è il problema. Di Bonaventura che gli viene offerta a Coverciano vuol dire che uno prende e sfoglia l'album delle figurine Panini, dice, oh questo mi piace, guarda, questo qui, ce lo manco, e non va bene, quindi, non va bene così, io siccome siamo d'accordo, sai come la penso, cioè io sono quello che diventerò il segretario nazionale del partito di un presidente manager, cioè laddove c'è un patrone del calibro di Rocco Commisso, che sta molti mesi in America, che non può venire anche a causa del coronavirus e compagnia bella, ci vuole un presidente alla Pier Cesare Baretti che abbia mica necessariamente obbligatorio il portafoglio o il plafond, ma che abbia una capacità decisionale. Perché non Gandini. E competenze, Vittorio, aggiungo. Perché, e competenze, perché è fondamentale. Ma a volte non si è visto, non si è visto nel calcio uno che fa il metalmeccanico. Ma ora in questo momento ha due figure, diciamo, un po' deboli come quelli di Pradè e anche Barone, fa comodo che ci sia il presidente che ha deciso. Non lo so. Fa comodo, sì, a loro. Si nascondano. Non so se fa comodo la Fiorentina. Le sue... Ma però è anche chiaro che se domani la Fiorentina non vince con l'Udinese,
C'è qualche problema grosso. Però perché io ragazzi, si è detto che cambia però... tutta una partita, fino a due minuti fa mi avete detto che è la Palissiano e che si segue il filo delle cose. Come? Allora prima mi date contro e poi mi date ragione. No, voglio dire, con l'Udinese devi vincere, comunque, senza se, senza ma. Anche con la Spal devi vincere. No, io ti dico che devi vincere, anche perché a questo punto hai fatto una brutta figura con lo Spezia. Può capitare. E non pensa che non hai perso. Ti deconcentri, hai portato a casa un pareggio, che è una mezza delusione. Hai avuto il confronto fra il presidente, sei stato mediaticamente sempre sul pezzo, quindi anche la squadra a questo punto si deve sentire responsabilizzata, è stata catechizzata dal presidente. Qui non c'è soluzione. Ma il problema sai qual è il film, assolutamente. E quindi domani con l'Udinese, che non è una squadra che ha vinto col Parma come ha vinto all'ultimo, se non sbaglio, poi il resto. E quindi domani deve vincere. Qual è il film, Vito? Il film è che quando il presidente fa queste cose nella storia del calcio è il primo step verso una rottura prolungata. Uso un termine ippico, giusto per mi hanno stimolato RP mi hanno stimolato verso una rottura prolungata, perché evidentemente c'è un sentore che commisso sa, qualcuno gliel'ha detto, può darsi che sia stato anche lo stesso Gio Barone, suo figlio, non lo so, sta di fatto che qualcosa si sta un po' incrinando, e allora non è che stanno aspettando Pino che il vino faccia il suo corso nelle cantine, mi riferisco a Maurizio Sarri, stanno aspettando... Sarri o chi per esso, ma comunque... Stanno aspettando di vedere se... Io ho l'impressione che il commisso sia uno che non manda via la gente facilmente. E che non vuole tre allenatori a libro paga. Oltretutto, in termini molto pratici. Non ti ho sentito questi discorsi. Quindi credo che stia aspettando gli eventi. Però, siccome questo discorso l'abbiamo fatto uguale... nella dimensione di Vincenzo Montella, quando si diceva ma guarda loro prendono tempo, aspettano, non trovano l'allenatore giusto, perlomeno uno che è disponibile a cercare di salvare la squadra, e intanto la Fiorentina si perdeva nei meandri della classifica. Io credo e invito tutti quanti a far sì che questi risultati in qualche modo arrivino, perché sennò è un problema. Tu sai, Vittorio, perché sicuramente tra tutti sei quello che maggiormente vive la realtà cittadina di Firenze rispetto agli altri. Sai che almeno un terzo della tifoseria della Fiorentina si augura che domani la Fiorentina perda, perché così si dovrebbe spingere verso l'esonero di Iachini. Credo che sia e posso dare una chiave di lettura su questa, mi permetto. Un atteggiamento folle. Io credo che fino alla sosta di novembre di cambiare allenatore non lo cambi, perché rigiochi ogni 3 giorni. Mercoledì c'è il Padova di Coppa Italia, poi vai a Roma al primo di novembre, poi c'è il Parma. No, la prossima settimana non succede niente. Ok, quindi andiamo avanti. E allora il problema qui, io credo, che sia di natura tecnica a livello assoluto. Poi a proposito di facce che ritornano, abbiamo visto tutti che torna, per fortuna, meno male, insomma, una persona molto gradita, Fagorzi, massaggiatore. Vi ricordate perché era andato via? Perché aveva litigato con lo staff tecnico, se non sbaglio, che nella figura di Paolo Sosa, giusto? E quindi è stato reintegrato. Sì. Il termine reintegrato non è ingaggiato. Perché anche Corvino venne reintegrato. Sì. Avete capito dove voglio andare a parare? No. Corvino, che venne, diciamo, esautorato dal suo compito, mandato via, in mal modo, diciamo, ebbe delle noie, non voglio essere ampolloso, però delle noie di carte bollate con la vecchia gestione della Valle. Voglio fare un po' la vipera, non vorrei che ci fosse la stessa situazione con Fagorzi, che sia stato reintegrato perché fondamentalmente... Per evitare guai o perché i guai potenziali arrivati a un certo punto hanno detto così o pomì, facciamo pomì? Bene, ma la società quindi è cambiata o non è cambiata? Perché se vieni reintegrato in una società nuova c'è qualcosa che non torna. Anche perché sai chi è Fagorzi? Io credo che se facciamo un sondaggio domani mattina fra i tifosi della Fiorentina lo sanno tutti, qui ti sbagli, lo sanno tutti. È la prima volta che sento questo cognome. Credo che Gabriele voglia usare un altro cognome, voglia usare Montella della serie, se non ho capito male.
il ragionamento che sta facendo Gabriele. Si parla di reintegro, non vorrei che si potesse pensare a un recupero di Vincenzo Montella onde evitare rotture di scatole di tipo legale o non legale. Sbaglio? Perfetto. Ho decodificato il tuo pensiero? Hai decodificato e cambiare tutto per non cambiare niente, c'è sempre le stesse facce che ruotano. Su Montella credo che sia complicatissimo. Vediamo. Io penso che piuttosto che riprendere Montella si paghi non solo quello che deve avere, ma anche l'interesse. Ma Leonardo, in caso di traghetto, Leonardo in una gara di tuffi, come sarebbe? Il triplo salto carpiato con quello di vero c'è in questa situazione è quello che dice Giorgio Massimiliano, cioè il fatto che avere tre allenatori a libro paga è un problema. Quello è appesato sulle decisioni che mi risulta riguardo Iachini sia granché. Lo so, ma gli altri sì. Sì. Ricordiamo che Montella ha un contratto da un Ecco, Fagorzi, questa è la faccia di Fagorzi che ha transitato anche in nazionale maggiore. A me risulta che Montella addirittura ebbe un qualcosina in più rispetto all'anno precedente, sì, sì, quando è stato, diciamo, confermato nel passaggio dai Della Valle a Commisso, quindi evidentemente ho presunto tanto. Poi ragazzi, tanto qui ormai i soldi io non so dove li trovino, scusate, non sono un problema, i soldi non sono un problema, si parla di 250-300 milioni, poi come c'è la gente che non ha la cassa integrazione da marzo, quindi va bene. Vittorio, mi spieghi un attimo questo cambio che non hai potuto seguire perché eri impegnato nella discussione, ma mancano 3 minuti alla fine del primo tempo. Sì. Sono usciti Marusic e Lucas Leiva, sono entrati Lazzari ed Escalante. Ma io ho visto Simone Inzaghi piuttosto ombroso. Incazzereccio. Evidentemente non stanno facendo o non si stanno impegnando, secondo l'allenatore, come lui avrebbe voluto. Ma 3 minuti dalla fine del primo tempo. Ma sai, quando uno si arrabbia, voglio dire. Si chiude la vena. Ciao. Si chiude la vena. Un segnale forse. Ricambiavo anche a 20 secondi dalla fine della sirena. Se mi facevano. Quando ti facevano incapperare? Quando mi facevano arrabbiare. Sicuramente non è contento. Quali sono le novità che hai su Maurizio Sarri, Gabriele Taverni? Sì Giorgio, perché innanzitutto tutto Mercato Web ha aperto stamani con un editoriale di Niccolò Ceccarini su Sarri. Sarri vorrebbe allenare da inizio stagione, quindi eccolo qua, lo possiamo vedere, e la Fiorentina la guiderebbe volentieri, ma deve essere convincente la società. Ora in più Giorgio, chiaramente sappiamo i problemi, insomma, a livello burocratico che ha ancora Maurizio Sarri con la Juventus, ovvero deve liberarsi, è una questione di liquidazione, perché lui comunque ha un contratto fino al 2022, quindi avrebbe altri due stagioni, insomma, di stipendio da percepire. È chiaro che comunque ci sono tante voci discordanti anche sulla sua eventuale volontà, come diceva anche Vittorio, di abbassare, insomma, il suo livello tecnico per ora. E poi c'è anche un aneddoto, in realtà, questo di Miralem Pjanic, perché Pjanic ha detto Sarri proprio in un'intervista oggi a Tutto Sport, Sarri non aveva fiducia negli uomini e questo mi ha disturbato. Ogni calciatore in quello spogliatoio ha sempre dato il massimo per il club. Però se un allenatore mette in dubbio questo, allora è lì che non scatta quella scintilla di cui parla il presidente. Il signor Pjanic dovrebbe stare muto, scusatemi se posso esprimermi in maniera ironica, viste le prestazioni allucinanti che sta fornendo a Barcellona e sono tutti arrabbiati. Vi invito a oggi, aprire infatti, i siti internet oggi, di marca classico, e compagnia. Oggi il classico non l'ha mica giocato. Cioè, ma il Barcellona l'ha perso alla grande. Pjanic non ha giocato. Pjanic sta giocando malissimo, non l'ha giocato, era previsto, giocava in Champions League e non avrebbe giocato il classico. Ma è frutto delle cattive prestazioni del giocatore prima della partita di Champions League. Quindi Pjanic, lasci perdere il passato. Queste dichiarazioni comunque. Si concentri un po' su quello che deve fare adesso. Confermano che non c'è mai stato feeling fra i giocatori e Sarri e la Juventus. Ma questo è ovvio. Il problema principale della scorsa stagione è stato questo. Ma questo succede quando arriva un allenatore che ha un DNA così particolare come Maurizio Sarri, con i giocatori che aveva a disposizione nella Juventus. Io non ho mai capito le individualità contro il gioco di squadra. Io non ho mai capito il feeling che aveva con Higuain, visto che quello che è stato più beffeggiato da tutti, Higuain, eppure Higuain aveva il suo spazio nella Juventus, ma, sì, ma lo volle al Chelsea, vecchio amore, lo ha voluto in maniera viscerale. Sì. Sì. Eppure, io penso, Napoli, ritornando al discorso delle categorie che dice Vittorio,
potrebbe essere mitigato dal fatto che verrebbe alla Fiorentina. Cioè, dietro un progetto... Chi? Sarri. Dice che Sarri non tornerebbe indietro perché ormai è di una categoria superiore. Ora, se tu fai il conto che la Fiorentina comunque aspira a entrare fra le prime 4 o le prime 7... Sì, ma anche Zenga voleva vincere lo scudetto col Palermo, abbi pazienza. Ho capito, ti voglio dire che di fronte, e mi rifaccio... E mi rifaccio all'articolo che deve essere la Fiorentina convincente, eccetera, eccetera. Se presento, chiaro, deve essere un progetto minimo quadriennale. Triennale, almeno triennale. E dove di ricostruzione e di rifondazione, io penso che i presupposti ci potrebbero essere, perché Sarri ha sempre detto che a Firenze ed è, sarebbe un riscatto per entrambi, sì, perché se lui riesce porterebbe la squadra in Sarri ci Europa. Anche un altro ingrediente, quello di aumentare i montengaggi dei giocatori, già perché, perché appunto già al settimo, no, poi hanno detto che la squadra è completa, che non manca niente, che gli attaccanti ci sono e che si deve rifondare. La squadra è perfetta, no? Cioè, voglio dire, la lettura di Vittorio è interessante, cioè, perché Sarri dice abbassa l'asticella per venire alla Fiorentina. Io l'unica lettura che posso eventualmente dare uno spiraglio per l'apertura verso Sarri è che ha, tra virgolette, timore di rimanere fuori dal giro. E allora è l'unica cosa che mi viene da pensare. Ma anche no. Perché finito il primo tempo di Lazio. Perché la Fiorentina in questo momento brutta partita. Ha una squadra che è incompleta. E un allenatore del suo calibro, fino a prova contraria, ha vinto uno scudetto in Europa League, non credo che prenda una squadra incompleta e per giunto in corsa. C'è qualcosa però, che non mi quadra, sinceramente. Ora però, no, io non sto parlando che la prende in corsa. Io ti ho detto prima che ora stanno facendo Melina, perché arriveranno prossimo anno a prenderla, perché la Fiorentina transizione, oltre a un discorso di forma, ha anche da risolvere delle problematiche interne. Milenkovic, ho sentito un termine usato, non ci vuole rimanere, transizione. Quindi, ancora un altro anno. Ma come? Se si arriva in fondo con Iachini, per forza. Ormai mi pare che quest'anno qui o cambio marcia o altrimenti... Cambiare tutto. Quindi se Sarri non arriva durante la stagione, chi prendi poi? Nessuno. E chi prendi? Nessuno. Perché se prendi Montella, io ho fatto una provocazione, no, è chiaro che è un arachiri mediatico. Quindi alla fine cosa fai? Arrivi a un punto della stagione, ma bisogna salvarsi, teniamo Iachini, fiducia. Ma De Rossi come lo vedrete? De Rossi ancora non ha, fino a prova contraria, il patentino per allenare. L'unica cosa che mi viene da pensare è Aquilani, che ha una botta di capo in testa, che ora è l'allenatore della primavera, che è così con Daniele Pradè, però... Aquilani si prende per non spendere. Esatto, e poi vorrebbe dire che Pradè ha ripreso potere, perché fino a prova contraria Pradè non ha più parlato insieme a Barone, non è più insieme nelle conferenze, parlavano tutti e tre insieme. Pradè ha sempre parlato da solo adesso, e se nelle stanze dei bottoni... Teniamo presente che molte concomitanza di presenze per la situazione bolla non si possono verificare materialmente. Vero, però per esempio alla primavera, quando la Fiorentina primavera ha alzato la Coppa Italia, c'era Commisso. Pradè non c'era, ed è fino a prova contraria il direttore sportivo, c'era il figlio di Commisso, che ora, con tutto il rispetto, non è un direttore sportivo. Ok, basta, dico questo. Sì, ora, cioè, ripeto, qualcosa anche lì non ripeto, torna. Io non vorrei buttare via il bimbo con l'acqua sporca, perché comunque sia non è il momento, non è la situazione soprattutto per fare questo, perché sennò sembrerebbe che questi questo anno e un po' di Commisso siano passati per nulla. Resto un po' perplesso se sento dire ancora un anno di transizione. Se dovesse rimanere Iachini si spiegherebbe solo così l'utilizzo di questo termine. Evidentemente se Sarri ha espresso anche lui stesso il gradimento non prende la squadra durante la stagione, poi prima di arrivare alla Fiorentina dovrebbe risolvere la situazione con la Juventus. Sarri necessita di un certo tipo di mercato. Oltretutto. Necessita per di cui, un certo tipo di mercato. Se è così, onestamente non so, lo dico proprio serenamente, analizzando il calcio di Sarri, in questa rosa manca roba. Ce ne saranno tre di giocatori intanto che vanno per Sarri. Ti aiuto subito Giorgio. C'è da spendere. Intanto manca 1/2 playmaker, perché lui gioca assolutamente con questi giocatori. Non ce l'ha la Fiorentina, nemmeno Giorginho e company, sono a Firenze. E sono Dozienischi di turno, non ce l'hai. Poi, un numero 9 vero, di fisico, di centimetri e di chili, e non ci sono.
un centrale difensivo che sia il playmaker della difesa, e non c'è il vecchio Gonzalo Rodriguez, per capirsi. Per lui è stato Koulibaly quando erano, c'è da vedere quattro. Questo Martinez quarta, Vittorio, come con tutti chiaramente, ma infatti insomma, non si parla, però... si parla di niente, perché Sarri non può venire a Firenze in queste condizioni. Ma poi Sarri fa giocare 14 giocatori, no, poi, lo dicono i numeri. Poi c'è il problema principale, non credo che Sarri sia disposto a rinunciare a tutto l'ingaggio. Poi all'elenco tuo manca una punta. Sei più qualcosa. Lui vuole una punta davanti, siamo a C, perché i due centrali, il difensore dietro, certo. Quindi il 9, di prima. Che per lui era Higuaín. Voglio fare una chiarificazione, si dice in italiano. Sarri non è il feldmaresciallo Rommel, né Ennio Morricone nella musica. È un buon allenatore. Io stimo molto. Che arrivi chissà chi. Per carità, perché sembra che tutto ruoti a Firenze, cioè, intorno alla figura di Sarri. Tutto. Perché a Firenze la gente si innamora dei nomi. Improvvisamente, ma se ne disinnamora dopo pochi mesi, capito? Perché Mario Gomez arrivò a Firenze con 25.000 tifosi al Franchi, sei mesi lo volevano linciare, inseguire per Viale dei Mille, come è successo in tempi, peraltro, in tempi abbastanza recenti. Non allora, ce ne voglia Iachini, ma il confronto Sarri non esiste. Non è un comunque uno che vince 10 Oscar, capito? Però è uno che insomma voglio dire, non è che arriva dalla Chiavari o da Frosinone. E aggiungo a questa considerazione, ecco, guardate che bella, che bel trio di di primi piani ha realizzato Massimo Papi proprio per cercare di focalizzare questo momento. Bravo Massimo, perché siamo una televisione, quindi dobbiamo sempre per forza di cose far seguire le parole le immagini. Commisso, Sarri, Iachini, io onestamente e sinceramente non credo che Sarri sia sinonimo di soluzione dei problemi di questa Fiorentina. Io credo che la soluzione dei problemi... Bravo. Ricordati, Giorgio, che se arriva Maurizio Sarri, mettetevi in coda lì di fronte al Franchi, perché vanno via tutti. Cioè, voglio dire, questa rosa non si confà con il DNA di Maurizio Sarri. Lo dico umilmente, ma ricordiamo la sua esperienza nel Napoli. Ricordiamo chi si è portato dietro a Londra Spondacelsi. No, anche da Empoli a Napoli stesso. Da Empoli a Napoli. E i soldi che gli ha fatto dare. E quante infami ha subito quando ha preso Isai, Mario Rui e compagnia cantante. Valdifiori. A Napoli dicevano che aveva empolizzato il San Paolo. La pubblicità, Massimo, grazie. Poi torniamo. Organico, plastica, lattine e vetro, carta e cartone, fai la raccolta differenziata, falla bene, per te, per l'ambiente. Seitoscana.it. Tuscan Option nasce dalla passione per i prodotti della natura, con l'intento di valorizzare il territorio locale. Da sempre portiamo sulle vostre tavole i prodotti tipici toscani e italiani provenienti dalle aziende agricole del territorio. Tutto a portata di un click. Perché mangiare sano è la base di una vita salutare. Tuscan Option. La terra vale quanto l'uomo la lavora. La selezione delle materie prime, le migliori miscele di caffè e la lavorazione diretta e controllata delle capsule. L'alta qualità di Cialde Italia nasce così. Produzione e vendita di cialde e capsule compatibili di caffè e bevande. Acquista online su cialdeitalia.it. Spedizione in tutta Italia. Studi medici Aesthetic Medical Care. Nuova sede in via Udine 56, con ampio parcheggio al piano superiore. Nuovi servizi: gastroscopia da 98 euro, colonscopia da 120 euro, TAC da 90 euro, mammografia da 80 euro, risonanza magnetica alto campo 1,5 Tesla da 110 euro, radiologia attiva anche sabato e domenica, aperti 7 giorni su 7. Aesthetic Medical Care, ogni giorno al tuo fianco. Andrea, ti vedo felice. Cosa è successo? Sono felicissimo e sereno. Finalmente ho risolto tutti i miei problemi di liquidità. Accidenti, hai ereditato? No, meglio. Hai fatto fortuna.
No, molto, molto meglio. Ho fatto 13 con Credici. Finanziamenti a pensionati e dipendenti anche con la cessione del quinto. Ho fatto 13 con Credici. Fallo anche tu. Vuoi rottamare la tua auto? Allora rivolgiti all'Autodemolizione Leporatti. Autodemolizione Leporatti, anche ritiro a domicilio del vostro mezzo. Rivendita ricambi usati, commercio metalli di recupero. Autodemolizione Leporatti ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001. Che aspetti? Vieni a trovarci, siamo in via Ceppeto 30 a Lamporecchio. Benvenuti da Carini. Cosa realizziamo? Porte da garage di alta qualità. Carini è sicurezza e comfort nel tuo spazio abitativo. E questo è tutto? No, non è tutto. Studiamo per te la soluzione migliore per le tue esigenze. Seguitemi! Il nostro team è fatto di persone. Progettisti, costruttori e montatori dei quali ci prendiamo cura. La misura dei nostri prodotti sei tu. Eh già. Ma vuoi sapere cosa ci rende così speciali? Noi siamo qui a Monte San Savino, nel cuore della Toscana, magari a un passo da te, ma lavoriamo in tutta Italia. Precisi, veloci e raggiungibili. Benvenuti nella nostra grande famiglia. Carini, stabilimento e showroom a Monte San Savino, Arezzo. Come sempre capita quando si parla di Fiorentina, ci si trova spesso a parlare di quello che è capitato e a sperare di vedere che cosa capiterà, perdendo di vista quello che deve capitare, cioè domani c'è l'Udinese. Gabri, le ultime sulla partita di domani, da una parte e da quell'altra. Sì, a livello di formazione, Giorgio, in poche parole. Quello che voi di Fiorentina News, esatto, sapete e avete seguito oggi. Intanto, insomma, c'è tutta la determinazione di Pereira, che ha detto andiamo a Firenze di Pereira, un calciatore dell'Udinese, Roberto Pereira, centrocampista. Ma quello ex Juve? Sì. Il più rappresentativo è l'attuale Udinese. Fasti camperi, se Pereira è il giocatore più rappresentativo siamo a posto. Che ha detto andiamo a Firenze per fare punti. Quindi, benissimo, insomma, allora domani l'Udinese perde 3-0, perché queste dichiarazioni sono sempre meritevoli di sconfitta. Per quanto riguarda la Fiorentina c'è una statistica tirata fuori dai colleghi della Nazione proprio stamani, che la Fiorentina con il 3-5-2 da inizio stagione ha subito praticamente 2 gol a partita, quindi questa è veramente una statistica per quanto riguarda il modulo adattato da Iachini. Fortunatamente, Gabri, io ti interrompo durante l'esposizione. Nell'Udinese non c'è nessuno che segna, quindi domani è un pericolo che non si corre. Segnano mai. Anche nello Spezia, segnano mai, neanche con le mani. Galabino non c'è, appunto, stiamo attenti. Non ti preoccupare, Farias è un po' meglio. Noi siamo un'acqua santiera. Farias è un po' meglio di Okan. Noi siamo un'acqua santiera. Stiamo attenti perché ho paura. No, poi te a proposito di facciamo finire Gabri. Poi te ne dico un attimo. Vai Gabri. Per quanto riguarda, insomma, il modulo adottato, sicuramente la Fiorentina tornerà in campo con la difesa a tre, ormai è un diktat di Giuseppe Iachini, quindi ancora con chi gioca, Cáceres, quarta o Cáceres? Dovrebbe giocare Cáceres, nonostante, insomma, le parole spese, le belle parole spese da parte di Iachini per quarta, ha detto proprio ha voglia di giocare, così come lo ha detto per Callejon, nonostante insomma, ha maturato qualche riserva proprio Iachini su Callejon durante le parole. Gabri, per quello che avete saputo voi oggi, come gioca la Fiorentina? Ecco, bravo, dovrebbe giocare, siamo arrivati in fondo. Dovrebbe giocare col 3-5-2 ancora una volta. Davanti chi c'è? Davanti dovrebbero giocare Kouamé e Callejon, per quello che sappiamo noi. C'è questa incertezza, Giorgio, per quanto riguarda l'eventualità di un 3-4-3, ripeto, con Buonaventura, uno tra Kouamé e Vlahovic, probabilmente Kouamé, e Callejon davanti a tre. Quindi a quel punto sarebbe un centrocampo a 4 con Lirola da destra, Lirola, Pulgar, Amrabat e Biraghi. Non ci siamo perché è come se io e te, amanti del basket, non dell'Ippica, perché insistono sul discorso dell'Ippica, con le liste da Monaco, ma noi abbiamo fatto un discorso diverso, forse parliamo un'altra lingua. Sì, ma è insomma, probabile. In ogni caso, chiuso questa parentesi, non ci siamo perché, come se nel basket
prendiamo, non so, Renzo Vecchiato, che uno, è stato uno dei più importanti pivot italiani, li mettiamo a fare playmaker. Io sono d'accordo. È la stessa cosa, precisi te. Sono d'accordo con un Vittorio. Portiere fatto giocare centravanti, la stessa cosa. Sono d'accordo con Vittorio, però aggiungo anche che questa cosa di Callejon davanti, Giorgio, potrebbe ricordare un po' quel che è stato fatto con Federico Chiesa, quando Iachini disse non lo metto a tutta fascia per accorciargli il campo. Probabilmente Callejon adesso... Vabbè, anche Nero Rocco voleva far giocare Walter Peggiorini e Terzino. Sono d'accordo con te su questo, io Callejon non lo farei giocare né quinto di centrocampo né davanti. Però secondo me potrebbe essere un po' il ragionamento di Iachini, ovvero accorciargli il campo e farlo giocare solo davanti, sfruttando la sua esperienza, perché non, sicuramente Callejon non è un attaccante, è vero. Iachini però dice, lui non fa 3-5-2, per cui... Quindi di cosa parliamo? Esatto. Domani sera sarà curioso e interessante, proprio alla luce di questi dubbi, che sono correttamente corretti per chi fa questo mestiere, perché questo mestiere è domandarsi sui punti dubbi che il parere e gli interventi di coloro che fanno questo tipo di interventi lasciano, per fare delle domande, per avere dei dubbi, per sollevare delle discussioni. Le nostre sono opinioni, persone che fanno questo mestiere da anni e che quindi ne sanno qualche cosa. Se fai giocare Callejon di punta, Callejon non è una punta. Ah, poi la Fiorentina ha un'altra statistica, visto che parlava di statistiche prima, te ne do un'altra. In casa con l'Udinese, nelle ultime 13 gare tra campionato e Coppa Italia, ha vinto sempre. Questi sono dati Football Data, eh? Certo. Ha vinto sempre. E allora di che cosa si parla? Domani è uguale, 14esimo. Ma il 13 va sfatato. Non mi dire che sei superstizioso. Io? Figurati. Non mi dire che sei superstizioso. Gli amici telespettatori hanno fatto sparire le mani. Un po' troppo lunga questa serie, casomai, per la legge dei grandi numeri. Ci sono delle squadre in cui certi ruoli sono fondamentali ed altri no. Io capisco dove vogliamo arrivare nel discorso. Cioè, se tu levi Ciro Immobile dalla Lazio stasera, oppure non lo servi in un certo modo, non rende. Non rende. Ma io mi auguro, come dice il mio amico e collega Andrea Pennucci, cioè mi auguro che domani ci sia una partita all'insegna del playground. Cosa vuol dire? Cioè che, come in altri sport, i giocatori si prendano la palla sotto l'ascella e facciano e giochino in libertà e facciano quello che vogliono. Perché se dobbiamo pensare all'irrigidità... il Covid lascia dei segni. Se pensiamo alla tattica e alla geometria, non andiamo da nessuna parte. Non andiamo da nessuna parte. Quindi, per assurdo, domani sarebbe proprio la partita che Beppe Iachini vuole dai suoi, con il famoso gioca. Sì, che continua. Perché ci sono dei giocatori che hanno queste caratteristiche anche individuali. Siccome Chiesa non prendeva la porta, nemmeno se la porta era la vasca della Fortezza d'Abbasso a Firenze, che è molto grande per chi non conosce Firenze, ecco, ci sono invece dei giocatori che, bontà loro, la porta la inquadrano. Uno di questi è il signore spagnolo Callejon. Un altro è Ribéry, che fa una fiammata. Probabilmente non c'è, però. Che fa una fiammata. Provino domattina. Se non lo fa, lo fa. L'altro, fare, Giorgio, c'è una doppia statistica che riguarda due spagnoli, ancora, sia Callejon che De Olofeu, che tra l'altro è stato vicino, insomma, comunque ci sono stati dei rumors attorno all'attaccante ex Milan per quanto riguarda anche la Fiorentina, perché... Chi è questo? De Olofeu. Perché è un giocatore, che sì. Callejon ha partecipato a 7 gol, cioè nelle ultime... ha partecipato a 7 gol, 3 reti e 4 assist in 14 sfide contro l'Udinese in Serie A, mentre De Olofeu ha dalla cabala, diciamo dal punto di vista della cabala, che il primo gol in Serie A l'ho realizzato proprio contro la Fiorentina. Vabbè, quello lo fanno tutti, non è la statistica. Il primo gol in Serie A lo fa tutti. Ma se ci preoccupiamo di De Olofeu, piantiamola subito, cioè parliamo di altro davvero, perché De Olofeu... Io mi preoccupo dei miei. Allora, visto che ti preoccupi dei tuoi, domani gioca Nicolas o forse Scuffetti in porta. Sono meglio o peggio tutti e due? Piglia uno per l'altro di Drongoschi. Ti agevolo il lavoro. I miei sulla carta sono meglio tutti. E allora? C'è un problemino. Se tu i giocatori li metti fuori ruolo e li esponi... Ora non mi dirai che Gotti è meglio di Iachini, No, però Gotti, la differenza di Gotti è che è rimasto coerente col suo percorso. È un umile, gioca umile.
Iachini, che è un... Non mi dirai che Iachini non è umile, non è rimasto coerente con se stesso. No, perché a Milano vincevi, mamma mia, a Milano vincevi, dovevi difenderti e non metti Duncan. Stai mettendo un centrocampo di palleggio, perché Castrovilli e Bonaventura insieme è di palleggio. C'hai, prendi due gol a partita, devi sistemare assolutamente questo dato e non fai giocare Duncan. Ma io non perché Duncan sia la carta moschicida che okay, però è l'unico distruttore, Gabriele, di gioco che non devi pensare, io non devi pensare ai singoli giocatori, secondo me. No, qui, ma proprio il modulo qui dobbiamo, intendo. Sì, sì, ma poi al di là dei moduli c'è anche il problema della testa. Tutte con cui due. I giocatori a Fiorentina andranno in campo domani contro l'Udinese, perché insomma le scorie della settimana, delle ultime prestazioni non sono assolutamente... Ma è normale, ma io se il dottor Martini, che conduce TG Sport, lo metto a fare, non lo so, il cameraman, ma magari... Fa bene anche quello, Sicuramente, però magari è un pochino più demotivato, magari, ma magari non sa, è contentissimo. Magari, dipende dal carattere. Dipende dal carattere. Vabbè, secondo me Massimiliano... Io all'inizio delle TV private andavo a sostituire le valvole dei trasmettitori su Monte Secchieta. Quindi per cui si può fare tutto assolutamente demotivato. Ora non voglio essere classista, è solo una metafora simpatica, sì, però certo, no, se un giocatore gioca nel suo ruolo forse rende anche di più ed è anche, e trattandosi di giocatori ci può anche stare questa cosa qui, però chi dovrebbe sentirsi demotivato nella Fiorentina? Amrabat sicuramente gioca in un ruolo che non è il suo. Ma se è lui può giocare lì? Ma non è vero, ma è la classica bischerata che dice un giocatore per prendersi il favore dei media e il favore dell'allenatore. Un dato è certo, noi abbiamo in questo studio abbiamo un problema. Il problema è cercare di interpretare che cosa pensa Beppe Iachini. Non è semplice, non è semplice, perché non andiamo da nessuna parte. Non solo quello che pensa, quello che dichiara. Vi voglio ricordare che nelle ultime partite abbiamo fatto un accenno di formazione che è cambiato clamorosamente la domenica. Lazio in gol! No! Cosa ha sbagliato Immobile? No, Akpa Akpro. Chi? L'ex salernitana Akpa Akpro, che ha segnato anche in Coppa dei Campioni con il Borussia Dortmund. Grande break a centrocampo per aver questo recuperato uomo di Tare. Palla su Soriano, flipper impazzito, palla condotta da Correa che lo ha servito nuovamente per chiudere il triangolo. Un po' lento nel tiro finale. Chiuso bene, sì. Giorgio, abbiamo un nostro telespettatore con le tante app che ci sono adesso per creare formazioni. Ci ha mandato una sua ipotetica formazione con Maurizio Sarri in panchino. Comunque, un'ipotetica formazione con i calciatori Viola in questo momento. Che è Michele Tossani? Non c'è la difesa a tre, lo diciamo subito. Se dalla regia possiamo mandare l'immagine, l'abbiamo pronta. Eccola qua. 4-2-3-1, scusate, con Dragoschi, Lirola, Milenkovic, Pezzella e Biraghi. In difesa Amrabat e Pulgar in mezzo al campo, Callejon, Castrovilli, Ribéry dietro a Vlahovic. Perlomeno sono tutti nel suo ruolo. Castrovilli dove lo mette, scusami? È Castrovilli nei due di centrocampo o nei tre davanti? No, nei tre davanti, dietro. Nei tre davanti. Dietro la punta, centrale. Callejon, Castrovilli, Ribéry, Kouamé. O Vlahovic. Vlahovic. Mi era sembrato di aver visto bene. Mi sembra una stonatura, perché Castrovilli sa fare altre cose. Lui nasce tra qualche altro mi pare che non ci sia Bonaventura, o sbaglio? Non c'è Bonaventura. Non so ora, se possiamo onestamente, rimandarla. Sinceramente, per come giocano, forse al posto di Castrovilli sta meglio Bonaventura. Sì, va bene. E Castrovilli un pochino più indietro. Però voglio dire... Ma l'unico modulo che può fare questa Fiorentina per gli uomini che ha è questo. Non c'è alternativa. E chi levi? Levi Castrovilli, se fa un turno di... Ragazzi, un turno Castrovilli, addio. Ho capito, ragazzi, però io in questo momento devo essere funzionale. Ultime prestazioni non sarebbe un'eresia togliere Castrovilli. Una ipotesi di formazione, non è che Castrovilli lo levi per una domenica e poi quando lo rimetti dove lo fai giocare, cioè, capito? Sì. Mi sembra un po' una distonia quella di Castrovilli in quella posizione lì. Però. Come vedete, tanto futuro... Troppo poco presente, tanto futuro, troppo poco presente. Troppo poco presente. L'Udinese domani c'è. E non vorrei, perché vedo girare tante cose, non vorrei davvero che ci fossero quelli che sperano davvero che la Fiorentina domani faccia male, perché così poi si deve cacciare Beppe Iachini. Anche non perché lo faccio poi, lo stesso, quindi. Anche perché sono quegli stessi che a giugno, luglio, grande Beppe, immancabile Beppe, se non ci fosse Beppe, gli stessi, certo. Sono gli stessi, precisi. Erano quelli che dicevano non si prendeva. Comunque è anche vero che in una situazione come ma questa, è il calcio questo, tu ti sei posto il fatto che Iachini lo confermi,
ma un piano B lo devi avere. Oh, questa è una bella dichiarazione, da grande dirigente sportivo come sei. Il piano B lo devi avere. Allora, metti caso che facciamo tutti le corna possibili, immaginabili. Il gruppo fa l'ammutinamento, non riesce a fare il risultato. Il piano B non può essere Sarri. Non è che sei alla 32esima giornata, sei alla quinta giornata. Il piano B è semplici. Il piano B non può essere Sarri. Mazzarri? No. Semplici? Forse. Donadoni? Potrebbe... No. Io penso che forse con il discorso di Aquilani sarebbe De Rossi. Prandelli? No. De Rossi? De Rossi. No, De Rossi. Devi fare un qualche cosa come è successo a suo tempo al Milan, che ci aveva Gattuso nella primavera. Il problema è sempre l'asticella. C'è altro. Cioè, se tu dici che questa società, anzi che questa squadra, la società nella sua interezza lo dice, deve alzare talmente la sua inquadratura per poter competere a livello internazionale, cosa che in questo momento purtroppo per la Fiorentina non c'è, allora questi allenatori non vanno bene nessuno, perché Semplici, con tutto l'amore che vogliamo a Semplici, è un allenatore da spalla. Poi cosa abbiamo detto? Ho sparato Donadoni. Donadoni, Prandelli, Mazzarri. È scomparso dall'orizzonte del calcio italiano ormai tra l'altro, da decenni. Donadoni stava ritornando in pista, mi sembrava. Tra l'altro, per Spalletti c'è un avversario, con un altro nome che gira assieme a quello di Sarri, c'è un avversario economico difficilmente battibile che è l'Al Nasr. Che danno un botto di soldi. Non è fare calcio, ma è fare soldi. Va in vacanza. Su quello lì non c'è corsa. Per Spalletti valgono gli stessi discorsi che abbiamo fatto per Sarri. Ancora di corsa, più. Ecco, Massi, ancora di più, secondo me. Ancora di più. Appunto, dico, soltanto quindi, per il portafoglio, può essere quanto il piano costa Spalletti. Cioè, Spalletti non, può essere Spalletti non accetta decurtazioni di stipendio. Appunto. Guarda la Lazio, Vito, area di rigore della Lazio, eccolo il gol del mago, Luis Alberto. Che dove va, vuole andare da tutte, ma chi vuoi sentire che non c'è nessuno? Ma mi fate ridere voi giocatori quando fate i gesti polemici. Qualcuno che lo contesta. Chi ce l'ha? Ma ce l'ha con qualcuno di preciso? Non si può tradurre il labiale in spagnolo. No, si può tradurre presente da qualche perché parte. Perché ha detto, tua mamma faceva un mestiere che la portava a stare sulla strada, esatto. E tu hai un cattivo odore quando ti si avvicina. Questi sono i due concetti che lui ha espresso. Ma chi, Vittorio? Ma cos'ha Luis Alberto? Con chi ce l'ha? Grande, non riesco a capire, guardava la tribuna, tanto come quando Ibra, tre persone. Come quando Ibra sabato persone. Ce l'aveva con uno che lo contestava. Sì. E vabbè, ora si individuano anche bene i contestatori. Hai capito? Ce n'è uno. Forse, non lo so, qualche scoria dalla partita di Genova, ma io non lo so. Sì, poi manda i baci al poi mondo. Poi ovviamente nel replay non ce lo fanno vedere, non ce lo fanno rivedere. Ho visto degli apprezzamenti al femminile, insomma, spagnolo. Lazio 1, Bologna 0. Sì, qualcuno deve dire che questo 3 contro 2 che ha poi è terminato con il gol di Luis Alberto è nato da un errore clamoroso della difesa del Bologna che con uno flipper ha consentito di continuare a tenere la palla al piede a Luis Alberto. Gestita bene però dalla Lazio. Gestita bene perché... I due corridori, cioè i giocatori senza palla a sinistra e a destra, hanno fatto movimento. E i due poveri difensori del Bologna non sapevano dove andare, se chiudere sullo spagnolo, se chiudere su Immobile o su Correa. Non hanno fatto niente di questo e Luis Alberto ha fatto un gran gol. Meglio così. Giorgio, da casa ci scrivono, Sarri arriva a novembre, convince Milik per gennaio, adatta per questo anno Borja Valero al regista e vedrete che a fine anno rimane anche Milenkovic. A proposito di Borja Valero, è un mese che non si allena in gruppo. No. Però l'ha detto oggi Achini, l'ha detto oggi Achini. Abbiamo sbagliato perché è arrivato in condizioni non perfette, abbiamo voluto forzare e adesso non ce l'avremo almeno per un mesetto ancora. Ma sì, però non ti preoccupare. No, quando vuoi volevo fare una digressione di due minuti. Mi pare che sia il momento. No, la digressione è dare una parola di conforto e non è diciamo poesia o retorica, nel senso è realtà, a tutti coloro che ci seguono, perché il momento in Italia, come nel resto d'Europa e nel mondo, è difficile, ma in Italia è particolarmente complicato. Siamo in attesa di ufficializzare. Non ancora, guardavo le agenzie, ma ancora.
Io penso che la conferenza stampa di Giuseppe Conte arriverà nella mattinata di domani. Ma non c'è stata poi? No, no, per il momento non ci sono ufficiali. Registrare la registrata. C'è una sorta di giro di vite robusto, molto robusto, ma la situazione impone necessariamente questi provvedimenti. Io personalmente, vi siete accorti stasera che sono molto pacato, ma perché sono anche molto preoccupato, nel senso che provvedimenti più decisi, temo che debbano essercene altri, perché non li condividi quelli che saranno, secondo te sono troppo leggeri? Sono troppo leggeri, sono molto leggeri secondo me, perché il problema non nasce dalle 18 in poi. Perché le decisioni sarebbero? Sarebbero la chiusura di bar, ristoranti, locali, pub, cioè dalle 18 in poi, e poi a questo si aggiungono anche le chiusure domenicali degli stessi locali, quindi la domenica tutti chiusi, e dalle 18 la sera non si può più consumare, possiamo soltanto prendere il cibo da asporto e ordinarlo al telefono. Non faccio della pubblicità, ma ci sono molti gestori che fanno questo tipo di servizio. E c'è una chiusura totale, questo nella bozza del nuovo DPCM, che riguarda cinema, teatri, palestre, piscine, centri benessere, laddove c'è il rischio concreto in certe situazioni che ci sia maggiore concentrazione. È una mazzata terribile, ma credo che susciterà scalpore, come purtroppo è accaduto, perché sono da condannare quegli episodi che abbiamo visto ieri sera a Napoli. È successo delle cose da guerriglia urbana che non vorremmo mai, ma neanche in Venezuela, quando si contesta la dittatura, abbiamo visto delle scene come quelle che abbiamo visto a Napoli. Ecco, è un momento difficile. C'è una chiusura degli impianti di calcio professionistico, cioè nel senso che via si ritorna a porte chiuse. Via anche Mille. Sì, nello sport purtroppo si interromperanno anche tutti i campionati. Voi sapete come la penso, perché nel momento in cui si parla di crisi economiche, questi signori che prendono alcuni, anche come un certo ragazzino che gioca a Torino, sponda Juventus, mi dispiace non ci sia Enrico Rocitano, se no mi avrebbe guardato subito male, che prende 450.000 euro al mese. Quanti? 450.000 euro al mese, con i bonus e cavoli vari, si arriva a questa cifra qua, e poi magari chiede anche poche decine di migliaia di euro che avanza dal Rocco Commisso. Siamo a questi livelli. Ecco, la gente dice: ma che sta succedendo in questo paese? Ci sono gente che prendono milioni di euro e noi non abbiamo ancora la cassa integrazione da marzo. Non è un discorso comunista. Lo faccio pacatamente, perché evidentemente c'è una distonia che dovrà essere, secondo me, chiarita. Chiarita da chi di dovere, non so chi, ma chiarita da chi di dovere. Certo, io che capisco... con un ministro dello sport che, intervistato e pubblicamente, dichiara: io di calcio non capisco nulla. Sì, ma io capisco tutto, capisco tra tutto. L'altro ora, sì. Aggiungo anche, Massi, la chiusura di sale giochi, sì, sale scommesse, casinò, cioè tutto questo tipo di filiera, che anche questa trova, questo, diciamo, dà spazio a gente. Questo dà anche un aiuto ai ludopatici, dove che sperperano milioni, cioè, di buoni chiudiamo familiari. Parecchie cose, dobbiamo farlo, perché il primo step, secondo me, se ne dovrà fare altri, purtroppo, di step. Il calcio va avanti, e questo è il mio personale, e chiudo, è una distonia che ancora ci... No, ma io capisco la valvola di sfogo, la gente ha bisogno di vedere le partite, per carità, di tutto giusto, però ragazzi... Dicevo, a proposito della questione economica, tu ricordavi prima degli ingaggi, c'è da chiedersi d'ora in avanti come farà il calcio a mantenere anche quegli stipendi. Credo che gli introiti siano crollati. Chiudiamo i campi di calcetto. Traversa del Bologna direttamente su calcio di punizione di Riccardo Orsolini. Sì, gran calcio di punizione, vai Vito. No, è soltanto un discorso che ho dentro di me, cioè il fatto che c'è una distonia, perché io leggo dalle agenzie che in Francia decidono entro 24, massimo 48 ore, lo stop dei campionati. Io per amore di discussione faccio questo tipo di discorso. Vorrei capire i giocatori di Serie A, il calcio di Serie A, negli impianti chiusi, perché si devono fermare?
convincetemi della necessità che il calcio si fermi negli impianti chiusi, dato che giustamente l'anticipo della, di quello che succederà, che ci ha portato Vittorio, ci porta a togliere anche giustamente questi mille. Perché questi ragazzi devono fermarsi? Perché la gente non deve più avere la palla che rotola sul campo? Beh, allora, sono 28 giocatori di Serie A sui 600 ammalati. Tra l'altro ipercontrollati, perché sono gli unici che fanno il tampone ogni pochissimo. Ditemelo. Dimmi, Vito, perché si deve fermare? Allora non chiediamo niente. No, perché si deve fermare il calcio? Perché si deve fermare un bar? Allora, perché non è stato per nel bar ci sono quelli se che ci fosse vanno. Per la stessa qui cosa, qualcuno ci dovrebbe dire come hanno riorganizzato i trasporti, perché la gente le vediamo ancora ammassati. E questo è un po' diverso dal concetto no, che ti voglio dire che abbiamo tanti interrogativi tutti, perché se prima vogliamo tenere aperte le scuole o le fabbriche, in qualche modo gli operai ma prima si andare a lavorare però per 1.200 euro, Vittorio, non per 450.000 è anche vero che si costringe comunque i commercianti e tutta una serie di cose a imporre, a fare delle cose, gli si fa spendere dei soldi per mettere plexiglass, igienizzante, tutto. Uno fa io tutto sto quello che vuole, una cosa, è un concetto e poi diverso, le cose di vanno come vanno. Qualcuno avrà non una sono, risposta. Non sono stato capito. Per rimanere nel mondo dello sport, diventa un po' difficile capire, perché ora si va verso la chiusura di tutti i campionati regionali. No? Settimana fa. Oggi hanno giocato, da domani tutti fermi. Si era andata alla zona dei provinciali, anche non si capisce la differenza. Ci possa essere. Cosa c'è di diverso fra il giocatore di Serie D categoria rispetto a questi signori? Forse soldi, questi portafoglio. Hanno i soldi, hanno i tamponi, loro questi, ecco, questi sono controllati. Allora, i nostri loro sono figli di un dio minore, come direbbe i nostri giocatori dilettanti. Sono figli di un perché dio minore. Nostri perché il dilettantismo in Italia è una cosa che accomuna tutti. Che è una cosa sociale, è una cosa veramente molto importante. In America se sei scarso giochi ai giardinetti, in Italia puoi fare attività sportiva. Quindi questa è una cosa molto importante e non va sottovalutata. C'è da dire che il calcio dilettanti con i provinciali di un classismo puro erano stati fermati la settimana scorsa, mentre i regionali dovevano giocare questo fine settimana. Prima sì, poi no, poi no, poi sì. Oggi non giocano solo il calcio, anche tutti sì, gli altri. Sì, io ora parlo di calcio perché sport da contatto. Capitemi, va verso la chiusura totale basket e pallavolo, sì, a livello nazionale no. Tutto. Il volley, il presidente della Lega stasera ha detto ci stanno pensando al limite di fare una bolla. Sì. C'è una bolla per al momento che sarebbe quella del calcio, in qualche maniera. Al momento campionati di volley sono stati prorogati, sospesi. Spostati di due giornate, cioè non giocano la prima e la seconda. In andranno attesa a giocare di la terza e quindi cominceranno il 22 di novembre. Comunque finisco, sostanzialmente da provinciali si blocca anche regionali, il tutto rimandato alla data del 14 novembre dove capiremo si riparte. Questa però scusami è un'ordinanza regionale che è già attiva e partirà da domani. Poi arriverà il DPCM e bloccherà. Massimo, vedi le distonie, sì. È come il discorso del coprifuoco. Non decide il governo, decide parzialmente il governo, decidono i governatori. Cioè, infatti non va bene nemmeno quello che giustamente rimarcava Gabriele. Cioè, che differenza non c'è? Non torna la differenza c'è in realtà con il calcio professionistico, perché perlomeno lì i controlli ci sono più accurati. Nello sport dilettantistico i controlli tamponi non ci sono come protocollo, perché nessuno se li può permettere. Quindi se una positività emerge per un terzo fattore, cioè non direttamente legato allo sport. Uno si fa un tampone perché lo fa per altri motivi. Sì, privatamente. Mi prendo solo 30 secondi prima di andare in pubblicità, chiedo bene a Massimo Papi. Il calcio dilettanti, basterebbe 2% dei diritti televisivi destinati al mondo dei dilettanti per farli andare avanti in sicurezza. Qualcuno faccia qualcosa, perché concedere gli allenamenti... Sai perché sorrido? Perché questa tua richiesta, questa tua idea, cozza con un sentimento, perché questa tua idea pratica, concreta, positiva, non fa altro che dare ulteriormente potere alla locomotiva, che è la Serie A,
e quindi sotto certi punti di vista giustifica gli sforzi più o meno condivisibili, più o meno etici, più o meno corretti, più o meno che tutto li spinge quello che andare pare, avanti. Che li spinge ad andare avanti. Finisco nel ragazzi, dire... giriamola come ci giusto, pare. Giusto, è da lì che parte tutto per tutti. Sicuro. Ma non solo noi per... compresi, noi però, televisioni ma, compresi. Ma non solo il calcio dilettantistico, ma tutti però, lo sport tutto è da lì. Però da questi signori, che beati loro guadagnano 450 milioni. Bisognerebbe pensare a destinare qualcosa in più agli altri. Però anche a percorso inverso, perché sono i dilettanti, i fruitori, i clienti che vanno allo stadio e pagano le pay-per-view. Non usare questo termine? No, no, clienti. Lo faccio di proposito. Finisco dicendo che adesso le società che verranno di fatto, comunque continueranno l'attività di allenamento, perché è concesso da Gianni, dalla regione toscana, è concesso però le spese di acqua, luce, gas, che sembrano inezie, le spese di pagare custodi, istruttori, chi le sostiene? Le società, cioè, mi scappa da che ridere, non ce l'hanno, mi scappa che non da ce ridere che, non che ce devono pagare la bolletta dell'Enel, per carità la paga anche la Fiorentina la bolletta dell'Enel. Realtà, no, realtà, però per una società un dilettanti sì. Andare avanti ecco, senza avere introiti la porti a morire. Poi la porti a morire. Io sono d'accordo con voi, è una valvola di sfogo, va tutto bene, ma siccome siamo in queste condizioni, dobbiamo pensare. È un problemone. Sì. Noi abbiamo un altro problema in questo momento, siamo la fuori pubblicità. Di 5 minuti. Beh, poi li recuperiamo, Massimo Papi, tranquillo. Ingigantiva le mie preoccupazioni. Non mi lasciavano mai. Dormivo male. Poi il mio farmacista mi ha consigliato Laila. Laila, nuovo farmaco con formula Silexan che aiuta a combattere i sintomi dell'ansia lieve. Laila, più spazio alla vita. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Studi medici Aesthetic Medical Care. Nuova sede in via Udine 56, con ampio parcheggio al piano superiore. Nuovi servizi, gastroscopia da 98 euro, colonscopia da 120 euro, TAC da 90 euro, mammografia da 80 euro, risonanza magnetica alto campo 1,5 tesla da 110 euro, radiologia attiva anche sabato e domenica, aperti 7 giorni su 7, Aesthetic Medical Care, ogni giorno al tuo fianco. Volete trovare un angolino deliziosamente tranquillo per le vostre vacanze all'Isola d'Elba, nel fresco e nel verde delle colline Marina di Campo? Bed and Breakfast dai Balleri, località La Piana, in Lentisco, via della Piana 109C, ad 1,5 km dalla dorata spiaggia di Marina di Campo. Info al telefono fax 0565 977 433 o ai cellulari 333 4898 778 320 6915 045 o venite a visitarci sui siti www.firenzevialasupersport.com o www.elbasport.com. Servizio biciclette o quant'altro vogliate fare durante il vostro soggiorno sull'isola. Vi innamorerete della nostra privacy, silenzio, tranquillità, simpatia. Siamo sempre aperti, prezzi modici, Stefano e Paola vi aspettano, a prestissimo. Oggi siamo noi, raccontiamo la storia del nostro eroe. Oggi parte da un amore, dal credere in qualcosa in grado di unire tante realtà. Un marchio d'abbigliamento, una scelta coraggiosa, basata su principi e un grande sogno. Oggi per noi ha un significato molto importante e la nostra volontà è di poterla condividere con voi. Tuscan Option nasce dalla passione per i prodotti della natura con l'intento di valorizzare il territorio locale. Da sempre portiamo sulle vostre tavole i prodotti tipici toscani e italiani provenienti dalle aziende agricole del territorio. Tutto a portata di un click. Perché mangiare sano è la base di una vita salutare. Tuscan Option. La terra vale quanto l'uomo la lavora. Benvenuti da Carini. Cosa realizziamo? Porte da garage di alta qualità. Carini è sicurezza e comfort nel tuo spazio abitativo. E questo è tutto? No, non è tutto. Studiamo per te la soluzione migliore per le tue esigenze. Seguitemi! Il nostro team è fatto di persone.
progettisti, costruttori e montatori dei quali ci prendiamo cura. La misura dei nostri prodotti sei tu. Eh già. Ma vuoi sapere cosa ci rende così speciali? Noi siamo qui a Monte San Savino, nel cuore della Toscana, magari a un passo da te, ma lavoriamo in tutta Italia. Precisi, veloci e raggiungibili. Benvenuti nella nostra grande famiglia. Carini, stabilimento e showroom a Monte San Savino Arezzo. '19 alla fine a Roma, Lazio 1, Bologna 0, stanno vincendo, tranne l'Atalanta, stanno vincendo tutte le squadre impegnate nel prossimo turno di Champions, perché la settimana prossima torna la Champions, martedì l'Inter alle 6, poi martedì sera non mi ricordo più chi c'è, forse l'Atalanta, mercoledì tocca alla Juventus e alla Lazio, credo, se non mi ricordo male. Esce Rodrigo Palacio, entra Musa Barro nelle file del Bologna, che ha sostituito anche Svanberg. Palacio ha fatto 100 col Bologna stasera. In che senso? Di 100 presenze in maglia Bologna. Gabriele Taverni, sfogati, escatena. Sì, ci scrivono per ripartire anche con una rosa non eccelsa, ma scelta con criteri indicata dall'allenatore serve Sarri. Riesce a creare un gruppo e uno spirito, un gruppo e di spirito di unito. Non occorrono star, no, a Spalletti che creerebbe zizzania, ci scrivono. Chiesa non vede la porta, non è vero, l'anno scorso era capocannoniere della Fiorentina. Con quanti gol? 10. Di cui 3 fatti in una partita, l'ultima. L'ultima prima partita. Le partite non quindi le vedono. Sette. Quando non inquadra mai la porta, alle stelle, fa delle touche di rugby. L'ho dimostrato mai. Anche recentemente. Nazionale compresa. Nazionale compresa, sì. Vabbè. Però mi è piaciuta una cosa a proposito di Chiesa. Volevo coinvolgervi in questa in questa analisi. Vi è piaciuta la definizione che ha dato di lui Fabio Capello o no? Per chi se la fosse persa, dopo la partita di Coppa, Capello ha detto: Chiesa un driblomane? No, è un driblista della serie. Driblista non è quello che fa il dribbling fine a se stesso, il driblomane. Driblista è quello che usa il dribbling in modo utilitaristico per il gioco, perché in quel momento serve fare quello per andare via l'uomo. Utilitaristico? Dice, l'ha detto Fabio Capello. Perché poi possa fare l'assist. Utilitaristico nel senso che il dribbling serve anche fare sopra il gioco. Sicuramente la Juventus ha individuato, cioè, lui il dribblista, superiorità numerica, dribblista o driblomane? Nessuno dei due. Su è uno che quando ha la palla al piede non vede nemmeno la linea di fondo, tra i due a correre con la palla al piede. È più dribblista Quadrado fra i due. È un triplista. Triplista. Per la Juve è un dribblista, bisogna vedere se lo sarà effettivamente. È un dribblista per te? Per la Juve. Per la Juve è un dribblista. Perché l'ha preso, se no non avrebbe senso. Al momento ha avuto un impatto positivo. Il driblomane. Driblomane non l'avrebbe mai preso la Juve. Ma secondo me sta imparando a essere un dribblista. Sì. Perché comunque, ha delle movenze, cioè quando comunque va a dribblare spesso e volentieri. Io ricordo anche un gol in casa col Genoa a cui saltò secco il diretto marcatore e segnò, appunto. Quindi secondo me ce l'ha quello, è chiaro che lo deve affinare, secondo me, quella tecnica lì. Però secondo me potrebbe avere. Se ne mette di tempo, vai. No, è come il buono, eh. Qualcosa arriva piano, si è già piano, visto, piano, però, piano. Gabri, per te è un dribblista o un driblomane? Credo più un dribblista, anche se mi piace. Quindi dai ragione a Capello. Do ragione a Capello, però mi piace, ve l'ha detto Gabriele Taverni. Ma non possiamo definirlo né driblomane né dribblista, perché questo è un giocatore che quando c'ha la palla al piede non si sa mai che cosa stia per combinare, perché fa delle cose assurde, compreso il gol che la Fiorentina ha subito a Milano contro l'Inter, Giorgio. Mancano 20 secondi alla fine del primo tempo e cosa fa il signor Federico Chiesa? Dribbling. Si butta dentro invece di andare alla bandierina. Questi sono i Vittorio, ma però scusami, quello che hai detto te secondo me rientra anche un po' nell'abilità di dribblista, ovvero che non sai mai cosa può fare. Cioè, secondo me 2-0 Lazio! Il solito immobile. È arrivato. Gol, cross di Fares, sveglia Immobile che
mette a dormire la difesa del Bologna. Partita chiusa. A dimostrazione che i portatori di acqua ogni tanto servono a qualcosa, questo pare essere che ha fatto un po'. Ha fatto un po' di fatica a entrare nei momenti della Lazio, però, gli ha dato una mano. Ha fatto tanta roba. Allora, via, Lazio, no, Uso un termine magari non troppo ortodosso, però la sua imprevedibilità casinara, tra virgolette, a volte, secondo me lo rende, gli dà quel plus. A volte, non sempre, però a volte glielo dà. Effetto polverone. Bel gesto di fare, semi rovesciata, bello. Spalle alla porta, spaccata, è arrivato, ha dormito Tomiascio, il sonno del giusto. Anticipato immobile. Come uno scolaretto, Tomiano, ragazzi, veramente. Bello, ragazzi, gli ha fregato la merendina dallo zaino, ragazzi, le punte giocano senza palla, le punte sono queste. Quando vuoi qualcuno che ti risolve il problema del gol, devi avere giocatori come questi, che la mettono dentro quando Belotti, arriva un pallone come Belotti. Beh, torna alla Fiorentina, di tre attaccanti non fai gol di Immobile, no, nemmeno questa, nella maniera più assoluta, no, per dire, o di Caputo, per dire, non ha, nella manca maniera più assoluta, no, usciamo da tempo, nel senso che probabilmente anche il lavoro che fa il Milan di Padre Pioli, per dirla agli autogol a proposito di Pioli. Ma io fossi in te, Vittorio, un po' di royalty gliele chiederei, perché secondo me si sono ispirati al tuo Fragirolamo Savonarola, che Padre Pioli è, andate a vedere, è una squadra ecclesiastica, assolutamente molto. Sì, oddio, rompo bottiglia, spacco famiglia, no, ma Fragirolamo è unico. E da questo punto di vista non è che abbiate voi del Milan un paratona di Pepe Reina, su meglio Reina, su Musabar. Non è che abbiate un grossissimo gioco, Barro. Però avete davanti come Ibrahimovic, che Reina, quando c'è l'occasione la sfrutta, o mette in condizioni i colleghi. Anche qualche gol più del dovuto. Le castagne a fuoco le toglie, però. Voglio dirti che prima era più letale. Bellezza, c'ha anche 40 anni. È come se facessi la gara tu adesso con Usain Bolt, chi vince secondo te? Se fosse letale come il primo non sarebbe il Milan, c'è un'uscita un po' pirotecnica di Luis Alberto, ancora rompe l'anima, che ha continuato a parlare verso la panchina, non so se panchina ce l'ha o tribuna con Inzaghi, no guardava la panchina stavolta. Ce l'ha con tutti Luis Alberto, non era contentissimo di questa se ne farà una ragione di questa sostituzione, se ne farà, anche lui si deve dare una calmata, perché non è che stiamo parlando di Platini, stiamo parlando di carità, stiamo parlando di un giocatore che in due anni ha fatto un grande salto di qualità, per carità, però anche lui si dia una calmata, no, quindi ti dicevo che Ibrahimovic sta catalizzando il gioco, abbiamo visto anche in Coppa, tra l'altro in Coppa giovedì è andata più un paio di volte anche a recuperare palla in difesa. Chi? Alla bandierina del calcio d'angolo, cioè è un giocatore totale. Io ero fermamente convinto che se sarebbe venuto al Milan ci sarebbe stata una svolta. E così è stato, perché lui... Quindi non è merito di Pioli. No, poi Pioli ha saputo amalgamare bene. Ora, tra l'altro, è l'unica squadra... Che a Roma. Imbattuta... Milan è l'unica squadra imbattuta da dopo lockdown in tutta Europa. Io ancora non credo, non sono pienamente convinto... Di che? Al 100% del Milan, prima o poi... Però ci sarà un prima momento o poi capiterà di cosa. Però normale. Sinceramente mi sto godendo il momento, perché sinceramente non si era mai verificato che su 21 partite utili consecutive con 17 vittorie e 4 pareggi, è anche un Milan che poi lo vedi volentieri, voglio dire che diverte, ma comunque fa la sua partita, e con la Roma lunedì avremo, io sulla base della classifica ti posso anche dire che mi accontenterei del pareggio. Eccoci. Però abbiamo ritrovato il nostro Pino Falò. Anche perché siamo primi. In questi tempi politici c'è nostalgia della Democrazia Cristiana. Ci fossero quei tempi.
Mamma mia. Saremmo fermi. In situazioni diverse. Ci arrivano news per quanto riguarda la probabile formazione della Fiorentina di domani, perché Frank Ribéry svolgerà un provino nella mattinata, insomma, di domani, per testare, insomma, la sua caviglia e le sue condizioni. Di lì in poi, insomma, sarà valutato praticamente dallo staff di Beppe Iachini, così come lo staff di Beppe Iachini parlerà con José María Callejón, che pare, insomma, potrebbe non partire titolare nemmeno lui, viste le condizioni precarie, che quindi insomma, probabilmente non ha davvero nemmeno l'ora nelle gambe o 70 minuti. Quindi Frank, non rischiare. Ci sono tante difficoltà sotto questo punto di vista. Allora, per le gambe. Quanti stacco lo levi? Dopo 40 minuti, 35, ma 30. Dai. Non è una partita che merita la classe... Oppure lo fai entrare. Una squadra che la merita nemmeno. Riposati, stai tranquillo, non ti preoccupare. Tanto peggio di così non puoi andare. Insomma, cioè, sei così molto. Il pareggio del Manuzzi o Orogel Stadium, a dirsi voglia. Orogel, mi piace. Sì. Orogel Arena. Ti piace tanto. Piace. Nessuno di noi piglia i soldi dalla Orogel, ma mi piace dire Orogel Arena. Ecco, quando la Fiorentina ha subito il due pari. È partita allegria del Cirque du Soleil, stranamente, nel mio telefono in autonomia. Ecco, è il mio stato d'animo. Come in un lampo di vita allegria, proprio piattume completo. Vedo le notizie. Se domani non fai risultato, altro che piattume. Allora, Giorgio, ora saprai che chiaramente per lavoro... sei impotente poi se non fai risultato, no, perché avrai comunque gli Iachini. A livello Iachini lavorativo, no, la schermatura un po' da tifoso, è chiaro, no? Ti viene un po' avere. Questo vero. Io... giuro che sono anni che non esulto a un gol della Fiorentina, quando prima eri uno sfegatato. Eh sì. E quindi? Anche se vince, ma non ho trasporto, perché gioco male, è una squadra brutta, è una squadra che se ne frega, vinco. Sì, e vinco. Vinco, vado a 7 punti in classifica e ho una settimana di tranquillità. Sì, più che altro quello, tiro normale. Cioè, un bel respirone. Magari sono io troppo disfattista, però io ho veramente trasporto zero per questa Fiorentina da 3-4 anni a questa parte. Trasporto zero. Ma, cioè, non mi smuove nulla, cioè non c'ho, perlomeno, sai, so quel giocatore che è un faro, mi piace tanto vederlo giocare. 3-4 anni? 3-4 anni. Quindi neanche con Paolo Sosa? Dall'inizio del declino. Dall'inizio del girone di ritorno? Sì, da lì in poi. Da Tino Costa Poco a Benalouan, da lì in poi. Devo fare la frittata lì. Con le mie uova e quella roba. Da quel mercato. Alle grandi vittorie. Allo scudetto nel 2011. Sì, Quadrado il regalo per Firenze, non Salano, ci faremo trovare impreparati. Ho capito. Però da lì in poi. Un declino emotivo. Quasi leopardiano. Tanto i risultati sono. Tutto. Meno male che ha detto se vinco chi se ne frega, cioè, prova a vincere quelli veri, prova a vincere domani, poi vedi. Quelli veri. Gabri, quindi scusa perché stavo riflettendo poi la digressione quasi baudeleriana di Gabriele Caldieron, mi ha un attimo distratto. Ribéry ni, Calleon no, allora chi sono i giocatori? No, tutte e due in ni sono in realtà. Ma facciamo ni e ni. Allora, chi sono allora i giocatori di spessore e di esperienza a cui fa riferimento commisso in campo, che devono prendere per mano i compagni? Probabilmente, allora, sicuramente Pezzella che è in campo, probabilmente insomma, il presidente spera anche che almeno uno dei due riesca ad essere comunque nelle condizioni più adatte da scendere in campo dal primo minuto. Certo, qui c'è anche Cáceres, sì. Anziano anche lui. Oddio, Cáceres di questi ultimi tempi è più ipertrofico di coscia che non di qualche problema di riflessi. Anche di tempi di intervento. Sì. Ho capito, però mi dovete dire se non gioca Cáceres, chi gioca Igor. Al posto. Igor. Allora, ragazzi, Igor o quarta? No, quarta. Io quarta, credo. Penso quarta. Se non dovesse, quarta se non dovesse quinto, esserci. Quinto, che è vicino a sesto Fiorentino. Quarta, vero. Quarta. C'è anche marcia. Settimello. Io penso francamente per quarta l'occasione per partire la prima volta a titolare dovrebbe essere mercoledì in Coppa Italia contro il Padova. Sì. Ecco, sì, la giusta dimensione. Ideale, sì. Il giusto scenario. Vabbè, lì può giocare anche il magico Igor. Col Padova... non lo so, io sono veramente in depressione. Dovete trovare... Allora, io chiedo ai miei amici telespettatori di trovare un modo per rismuovere il mio stato emotivo. Con uno sport, lo snooker, il padel, trovatemi qualcosa. Con che? No, quali sono? Che sport hai detto? Lo snooker, non lo conosci? No.
non sono di contatto, quindi li puoi fare. Esatto, che è un'evoluzione del biliardo. L'altro che hai detto? Lo snooker è il biliardo internazionale, quello più conosciuto. Il padel, che è la nuova mania del tennis. Il padel è il... Il racchettone, sì. Il badminton. Lo surrogato del tennis. Il subbulto. Bene che smetta, sono troppo disinformato. Ho bisogno di nuove emozioni. Troppo disinformato, bene che smetta. Ho bisogno di nuove emozioni. Vabbè. Mi dai il risultato di Fiorentina? A proposito di essere... Mi dai il risultato di Fiorentina-Udinese? 0-0. Ragazzi, curatelo, perché ha bisogno di tanta, allora, di tanta vicinanza. Faccio una promessa ai telespettatori. Ha bisogno di tanta vicinanza. Se si fa 0-0 ti telefono in diretta. Beh, ti aspetto. Vito. 2-0, e ti dico anche che uno dei due gol lo realizza Vlahovic. Che secondo te meriterebbe più di Kwame? Assolutamente sì. Ancora di più se mancano questi solisti. Tu che cosa diresti a Iachini? Fai una scelta e portala avanti per 3 o 4 partite o continua nell'alternanza? No, io sono un conservativo, nel senso, lo provo. Viva Dio, io vorrei vedere tutte le domeniche un abbozzo di formazione. Ecco, uguale, esatto. Max? 1-0. Rete di? Sbilancia. Sta dura. Cagliacon si gioca. Pino. Io sono stato un po' più largo, io 2 gol. Te la voglio mettere così. Aiuto. Che entra Cutrone e segna. La Fiorentina in difficoltà, entra Cutrone e segna. Segna. E magari il raddoppio lo fa Bonaventura, così la tua parte rossonera è rossa. No, ha un senso quello che ti sto dicendo. Sempre. Perché siccome la Fiorentina deve scegliere quale sarà il suo centravanti, e penso che Cutrone non sia. Non dovrebbe essere, perché gli costerà 18 milioni o quelli che sarà, come soldi, soldi, però sarà decisivo quando sarà chiamato in gioco. Sarei curioso di vedere, a un certo punto che la Fiorentina ancora non riesce 0-0, se cosa preferirebbe la società, cioè andare su uno 0-0 o cercare di vincere la concorrenza. Però di nuovo sono contento di questa settimana, che non si è parlato di stadio, se ne è parlato poco. Sono contento, perché di solito si parla del manto erboso, dello stadio, del centro sportivo. Questa settimana si è parlato parecchio di, comunque, beh, dice, di calcio. Nardella aveva altre cose da fare questa settimana, penso. Sì, cioè, questo diciamo... lo dice lei, dottor Calò, io non mi assumo la responsabilità di quello. Ne va parlato col sindaco di Stoccolma. Come finisce Gabriele Taverna? 1-1. I due Gabriele sono per il Parigi. Buonaventura. Ma noi Buonaventura. Ci si mette d'accordo, eh? Si mette d'accordo prima. 1-1 è brutta roba, Pareggio è brutta roba. Pareggio è brutta roba. Anch'io sono più dell'idea di vincere il 2-0. È come la dodicesima battaglia se non vince sulla Fiorentina nella prima guerra mondiale. Dai, veramente, dai. No, però non vince la Fiorentina è una tragedia. Tanto, se la Fiorentina non deve lottare per nessun obiettivo, quindi anche l'Europa League, allora tanto vale lottare per la salvezza. Almeno forse un po' di emozione me la smuove. Se devo arrivare nono, sono un po' più la vittoria sofferta, invece, visto l'aria. 1-0 per quello. No, vittoria sofferta perché l'Udinese non dà molto spazio per giocare, questo è un problema. Però è roba brutta. Però vista la pochezza della squadra friulana, e lo Spezia dove lo mettiamo? Che è veramente, secondo me, una delle peggiori squadre del campionato. Due feriti è meglio che un morto. No. Ma nel caso, vostro, un ferito è proprio è un altro guaio. Guarda il ferito di domenica scorsa, è grave. Però c'era una dinamica diversa, vincevi 2-0 dopo 4 minuti. Vabbè, ma è un ferito parecchio grave. Sei il 0-0 al 79esimo. Ma perché lei, dottor Micheletti, ride? No, ascolto. Ascolta. 0-0 al 79esimo? Cioè, anche se eri 0-0 a Cesena contro lo Spezia al 79esimo, ti bastava vincere anche 1-0 all'85esimo, certo. Perché voglio dire, visto la difficoltà di questo che sta attraversando questa squadra, però viva Dio, mi sembra un po' meglio dello Spezia, che la gente tocchi ferro quando dico questo. Abbiamo detto che lo Spezia era quasi un... Era la squadra B. Era la squadra riserve dello Spezia, che già è una delle candidate alla retrocessione. Gli mancano 7 giocatori, gli mancava. Gran parata di Pepe Reina, che sicuramente, Reina, stasera, sicuramente non fa rimpiangere sta coscia e permetterà l'alternanza che Simone Inzaghi ha sempre voluto. Tra l'altro, Vittorio, Simone Inzaghi resta o va? Io penso che vada, questo sia veramente l'ultimo anno. Ha già una destinazione secondo te o no? Paradiso. Non italiana,
No, il paradiso, paradiso lo pagherebbero altri andare in paradiso. Quando avranno vinto quello Inzaghi a Firenze, Inzaghi ne ripareranno. Va in Premier lui. Ma Inzaghi a Firenze non sarebbe non male. Chi? Ma Filippo Inzaghi forse. A Firenze. Sì. 2-1. Eccolo. Il gol dell'ex De Silvestri. Laziale Doc, fra l'altro. Lollo De Silvestri, grande amico. Cioè fa gol anche De Silvestri. Ecco, arriva Gabriele il gol Sandri. Del Bologna quando meno te lo aspetti, perché sembrava scomparsa dal campo la squadra di Mihajlovic. Mancano 3 minuti alla fine della partita. Noi sì. Andiamo in pubblicità e il risultato finale ve lo diamo tra un attimo. Ingigantiva le mie preoccupazioni. Mi sentivo di cattivo umore. Tutto mi sembrava diverso. Anche di notte i pensieri non mi lasciavano mai. Dormivo male. Poi il mio farmacista mi ha consigliato Laila. Dalla ricerca scientifica nasce Laila, nuovo farmaco con formula Silexan, che con una capsula al giorno aiuta a combattere i sintomi dell'ansia lieve. Laila, più spazio alla vita. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Menarini. Banca Cras e BCC Umbria è nata Banca Centro, la banca locale che mette al centro te e il tuo mondo. Tradizionale nei valori, innovativa nei servizi, salda nella relazione. CopyWord, un'azienda moderna e dinamica specializzata nell'analisi dei processi, vendita, noleggio e assistenza tecnica di un'ampia gamma di soluzioni e tecnologie per le aziende. Stampanti multifunzione e soluzioni per la gestione documentale. Comunicazione visual display. Tecnologia digitale per la stampa professionale. CopyWorld, un partner a 360 gradi per rispondere in anticipo alle nuove sfide del mercato. Il Bar Valentina, un colpo di fulmine. Te ne innamori subito appena ci entri. Colazioni da sogno, la cioccolata e i cioccolatini. Tante idee regalo, il pane fresco. Una meraviglia. E poi, il Bar Valentina ti offre un grande servizio. Il pagamento delle tue bollette e il disbrigo di tante altre pratiche burocratiche che ti fanno perdere tempo. Bar Valentina a Prato, in via Roma, aperto dalle 4:45 del mattino. Famoso non per caso. Seguici su Facebook. Studi medici Aesthetic Medical Care. Nuova sede in via Udine 56, con ampio parcheggio al piano superiore. Nuovi servizi: gastroscopia da 98 euro, colonscopia da 120 euro, TAC da 90 euro, mammografia da 80 euro, risonanza magnetica alto campo 1,5 Tesla da 110 euro. Radiologia attiva anche sabato e domenica, aperti 7 giorni su 7. Aesthetic Medical Care, ogni giorno al tuo fianco. Andrea, ti vedo felice. Cosa è successo? Sono felicissimo e sereno. Finalmente ho risolto tutti i miei problemi di liquidità. Accidenti, hai ereditato? No, meglio. Hai fatto fortuna? No, molto, molto meglio. Ho fatto 13 con Credici. Finanziamenti a pensionati e dipendenti anche con la cessione del quinto. Ho fatto 13 con Credici. Fallo anche tu. Organico, plastica, lattine e vetro, carta e cartone. Fai la raccolta differenziata, falla bene, per te, per l'ambiente. Seitoscana.it. Vince la Lazio 2-1 nei confronti del Bologna, la Lazio che si rimette un pochino in linea di galleggiamento. Attenzione, perché 6 punti con questi 3 vittorie in classifica. 7 punti. Perché era ora 4. C'è Lucio Battisti che canta la canzone finale alla fine di ogni partita. Cioè, qual è? In un mondo che... Ah sì? Non lo sapevo. Questo mi mancava, ero fermo al volo dell'Aquila in apertura. Respiriamo liberi. Ero rimasto fermo al volo di... Sì, come si chiama? Vittoria, no? Come si chiama? No, L'Aquila. Olimpia. Ma chi l'Aquila? L'Aquila. Olimpia, scusa. All'Olimpia, Olimpia. Allora, siamo in attesa di darvi... stiamo per darvi
la conferenza stampa di Beppe Iachini, non siamo così importanti a dire ci stanno mandando, no, è già tutto pronto, stiamo solo aspettando di arrivare all'orario giusto per mandarvi la conferenza stampa, proporvi la conferenza stampa di Beppe Iachini di oggi. Però prima c'è, allora, devo fare una premessa perché so che cosa sta per chiedere Gabriele Taverni a Vittorio Betti. Prendetela nel modo giusto, noi siamo sempre stati quelli convinti di non parlare di sanscrito antico, convinti di non parlare, di non avere nel deposito nostro il premio Nobel. Noi cerchiamo di ricordarci sempre che parliamo di 22 ragazzi in mutande che corrono dietro un pallone, che però contemporaneamente costituiscono la terza industria italiana. Quindi ci vuole impegno e rispetto per il loro lavoro, ma anche in questa consapevolezza la voglia di sorridere un pochino e con la salacità tipica del tifoso e del telespettatore toscano nascono anche di queste domande. Esatto, un simpatico messaggio da parte di Diego, domanda per Vittorio Betti: è più facile che il governo azzecchi un provvedimento anti-Covid o Iachini una formazione? Io propendo per la risposta A. L'accendiamo? L'accendiamo, la confermi? Perché è molto dura la risposta B. Concordi, no, anche tu, Massimiliano? Scherzandoci, sì, un po', ma non, certo, è difficile riuscire, non sarà difficile, credo, a uscire da questo vespaio che è questa emergenza nuova del coronavirus. Quindi tifiamo perché vogliamoci bene tutti insieme e dobbiamo arrivare a dama, come si usa dire. Allora, in questo periodo c'è tanto riferimento, visto che siamo usciti nell'ambito musicale, una canzone di Fiorella Mannoia, Che tu sia benedetta, no? Teniamocela, sì, stretta, vale la pena ricordarlo. Questa conferma che non, bravissimo, facciamo, come ho visto passare prima, nessuno di noi fa del terrorismo psicologico, abbiamo fatto cronaca, che è quello che ci riesce meglio, ognuno esprime la propria opinione, e ripeto sempre che le nostre sono trasmissioni di opinioni, non esistono opinioni giuste o opinioni sbagliate, sono opinioni sulle quali puoi essere d'accordo, puoi non essere d'accordo, le nostre sono opinioni, ognuno esprime le sue, voi scegliete quelle che più vi aggradano. Gabriele Caldieron, ribadisci il tuo 1-1? No, 0-0. 0-0. 0-0. Cioè, chi ha detto 1-1? Io ho detto 1-1. Gabriele. L'altro Gabriele. La coppiata, i due Gabriele sono pareggio. L'X Factor. L'Udinese non segna dai tempi di Francesco Giuseppe, che governava anche in Liguria. E infatti ho detto 0-0, non per caso. Esatto. Pericolosi. Partita brutta però. Questi non segna, la partita non più vince, sono un sentito Gorgio che ha visto molto bene. La legge grandi numeri, attenzione. Gabriele, se ti vuoi assicurare una settimana di audience a non finire, sì, ti devi augurare anche questo, no, ma dai, no, ma no. Non mi auguro il male della vita. Non sarà così. No, la sconfitta sarebbe troppo. Non mi auguro assolutamente. No, non sarà così. Dai, vincerete tranquillamente perché. Le mie mani sono sparite. Affrontate l'Udinese, non è che affrontate. Non abbiamo risposto alla tua domanda, Giorgio, sul portiere. Mi è venuta al mio improvviso. Scuffette, Nicolas rispetto a Drongoschi. Io prendo Drongoschi tutta la vita. No, eravamo partiti col giochino. Scuffet era, per essere chiari, insieme a Meretta, era una grande promessa del calcio italiano. Non c'è. Poi si è perduto. Sì, il Musso non c'è. Si è perduto nei meandri. E non si sa anche lì perché. Nicolas non è un portiere di Serie A. È un citofono. Per cui si può andare via tranquilli. Gabriele Taverni, grazie, ciao, alla grazie settimana a te, prossima. Buona serata. Grazie a Pino Calò, buon Milan-Roma e per ora salutate sempre la capolista. No, anche la settimana prossima, sicuro. Infatti ho detto, per ora salutate sempre la capolista, senza ombra di dubbio. Sì. Seconda in classifica, se non vado errato, c'è il Sassuolo, sì, quota 11. Sì, quota... Sì, una grande occasione, con questo pareggio interno. Col Torino sì, poteva andare poteva perdere. E sarebbe diventato. Grazie a Massimiliano Martini. Grazie Giorgio, grazie, ciao, a Max. Tutti, buonasera. Grazie a Vittorio Betti, grazie Giallo Toscana, Quo Vadis. Ogni venerdì Rewind alle 23. Sai già anticiparci qualcosa di settimana prossima? Per Quo Vadis avremo delle grandi sorprese. Per Giallo? E per Giallo Toscana ci occuperemo di due casi particolarmente spinosi, e te ne dico uno. Uno solo? Quello di un grande giallo, quello dell'omicidio a Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa, dove è stato ucciso un uomo sul Greto dell'Arno. Noi ci stiamo occupando tutte le settimane di questo caso perché non si trovano tracce dell'assassino
ma non abbiamo capito niente di questa storia. Venerdì alle 23. Grazie a Gabriele Caldieron, laboroviolo.com. A voi tutti, buonanotte. A sabato prossimo, perché li abbiamo salutati, perché tra 20 secondi parte la conferenza stampa. Gabriele Taverni, ti ho salutato, sì. Vero? Sì, perfetto, perché sai, le sinapsi a quest'ora sono... Beppe, vai. Iachini e la sua conferenza stampa di oggi pomeriggio. Massimo Papi, grazie, Federico, grazie. Dopo il confronto in settimana, dopo la partita di Cesena, è convinto che la squadra, insomma, abbia capito che cosa vuole, che il gruppo sia con lei, al tempo stesso se si sente un po' messa in discussione invece. Ma guarda, allora rispondo alla prima, su questa non ho alcun dubbio che il gruppo possa essere coinvolto nel lavoro, nel nostro lavoro, mio dello staff, perché noi veniamo da un finale di campionato molto importante dove tutto il gruppo, una buona parte di questi ragazzi sono rimasti. Chi è arrivato con il consenso del sottoscritto e ovviamente della società, e quindi assolutamente c'è la convinzione da parte di tutti noi di poter fare un campionato di un certo tipo. Detto questo, quindi scampiamo tutti i dubbi da questo e andiamo a analizzare il perché, no? Ci sia stato qualche problemino. Quest'anno è un'annata particolare, abbiamo terminato il 3 dopo aver fatto una media di 9 partite, 18 punti, quindi 2 punti a partita. Quindi abbiamo fatto un bellissimo percorso di lavoro insieme con la miglior difesa del campionato. Abbiamo ripreso il 24 a lavorare di agosto, e poi dopo una settimana sono partiti per 12 giorni tanti nazionali. Il fatto di avere tanti nazionali nella nostra società è un motivo di vanto, di grande soddisfazione da parte nostra. Nello stesso tempo però non ti permette di lavorare sul campo, di non avere i calciatori, di non poterli allenare sul piano fisico, sul piano tecnico, sul piano tattico, sul piano della condizione, e questo ci è successo per ben 2 volte. Quindi, andando ad analizzare, in 45 giorni abbiamo perso i nostri ragazzi per 24 giorni, 25 giorni, e perché poi ci sono stati 10 giorni di lavoro e poi sono ripartiti di nuovo. Quindi, detto questo, la squadra è partita molto bene, ha fatto 2 grandi partite, tanto da contro San e contro Torino e a Milano con l'Inter, tanto da far parlare bene di sé come una squadra che giocava a calcio, che ha prodotto tanto, che ha costruito tanto, e lo ha fatto anche nelle altre partite. È stata la nostra prerogativa nelle prime 4 giornate di campionato. Nello stesso tempo abbiamo preso qualche gol di troppo, cosa non uguale per noi, derivante da, appunto, tutti questi andarianda, viaggi, non aver potuto continuare un certo tipo di lavoro sul campo, aver dato continuità a questo percorso, e quindi magari il fatto di andare fuori e tornare, i viaggi, un attimino di deconcentrazione che ci può stare, no? Ma che non è solo una cosa che è successa a noi, è capitata anche ad altre squadre, perché questa, come dicevamo, è un'annata molto particolare. Quando non fai la preparazione, non fai determinati lavori, determinate cose, poi ovviamente sul campo qualche situazione, qualche errorino te lo porti anche, te lo puoi portare anche dietro. Nello stesso tempo stiamo facendo inserire dei ragazzi che sono arrivati nell'ultimo giorno di mercato, li stiamo facendo prendere una condizione giusta per poter scendere in campo e darci una mano, e in tutto questo è successo che abbiamo perso anche dei giocatori importanti in diverse partite, vedi Pezzella, Ribéry, che non sono stati della partita, ed è chiaro, è il quadro del perché non abbiamo potuto portare a casa qualche episodio anche sfortunato, se vogliamo, che non abbiamo potuto portare a casa magari punti che volevamo e che potevamo. Però detto questo, il campionato è molto lungo, sono convinto che questi ragazzi abbiano tutte le qualità, le caratteristiche, la capacità per poter far bene, ed è normale che ci siano delle critiche nel momento in cui non arrivano i risultati, perché non riguarda solo noi, riguarda un po' tutte le altre, anche le altre squadre. Però questo mestiere è bello anche perché, come dicevo ai ragazzi, è facile fare i calciatori, gli allenatori, quando si vincono tutte le partite o si va sempre bene. Magari bisogna essere ancora più forti dentro, nel cuore, nella testa, per tirare le cose nel verso giusto. E io conosco solo una medicina, quella del lavoro sul campo, di lavorare tutti insieme, di stare insieme per migliorare tutti questi aspetti che si sono evidenziati, alcuni aspetti anche che si sono evidenziati in queste prime partite. Infatti, un po' quello che le chiedevano, lo stavo analizzando prima, è come mai è cambiato un po' anche l'analisi della difesa rispetto all'anno scorso, con insomma, risulta un pochino più perforabile rispetto al passato, e se c'è una questione, insomma, di equilibrio tra centrocampo e difesa, o se, insomma, se la mentalità anche della squadra pensa un po' più a offendere, quindi rischia, tra virgolette, di scoprirsi di più. Ma
questa era la nostra volontà, quella di quest'anno, di creare una squadra anche più propositiva, più offensiva, e questa è stata una delle nostre caratteristiche in queste prime partite. Non a caso abbiamo creato tanto, abbiamo avuto un atteggiamento giusto, stiamo ricercando, no, in alcune situazioni anche giusti equilibri, anche se devo dire che i gol sono arrivati in maniera molto casuale, molto, diciamo, per qualche errore individuale, per qualche situazione molto particolare, chiamiamola così, e quindi di questo ce ne dispiace. Però, ripeto, mi ricollego all'osservazione, alla considerazione che avevo fatto prima: quando non puoi lavorare insieme con continuità, no, anche su tutti gli altri aspetti, oltre che sotto l'aspetto fisico, anche sotto l'aspetto tattico, nelle esercitazioni, di come vai in campo, qualcosina puoi perdere, no? Come anche sotto questo aspetto. Quindi noi contiamo che lavorando insieme e continuando a lavorare come abbiamo fatto per alcuni mesi, diversi mesi, ritroveremo sicuramente quelle che sono le nostre qualità, la nostra compattezza, la nostra linea difensiva, la nostra quadratura di squadra, e nello stesso tempo senza perdere quella che è la qualità nell'andare a giocare, nell'andare a voler andare a far gol, nel portare i giocatori, non dimentichiamo che sono andati in questo primo inizio del campionato centrocampisti al gol, gli esterni, i difensori, quindi come sempre. Quindi questo vuol dire che sulla strada giusta tattica ci siamo, non dobbiamo aspettarci solo i gol degli attaccanti, ma anche di tutta la squadra, e questo già in questa prima parte si è evidenziato e dobbiamo continuare. D'accordo, anche qui un paio di domande che sono arrivate: se dopo le difficoltà, insomma, delle ultime due partite soprattutto, ha deciso di cambiare qualcosa, e se eventualmente rientro di Pulgar, diciamo nel gruppo quantomeno, insomma, potrebbe tornare proprio a far parte della squadra, cambierebbe in qualche modo la fisionomia, magari in un 4-2-3-1, anche se sappiamo che non apprezza parlare di moduli ma di posizioni in campo. Sì, no, non è quello, sono domande pertinenti, però i moduli giustamente li fanno le caratteristiche dei giocatori che vanno in campo e la loro condizione fisica, se stanno bene, se non stanno bene. Abbiamo avuto qualche ragazzo che ha avuto qualche problema troppo a livello fisico, no? E quindi è anche ovviamente di, essendo arrivato magari da ultimo al mercato, è chiaro che non aveva potuto lavorare, proprio perché quest'anno è una stagione particolare, non aveva potuto fare preparazione da altre parti, e quindi bisogna rimettersi sotto e lavorare per cercare di fargli riprendere una condizione accettabile. Quindi stiamo lavorando in questo senso, la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, purtroppo delle settimane di lavoro c'è da mettercele dentro, perché solo con quella è la medicina per poter crescere, migliorare e fare, portare in campo poi i risultati. Venite da questa settimana, diciamo, nella bolla ai tifosi, però domani al Franchi un migliaio ci saranno, chiaramente non sono come uno stadio pieno, il Franchi non può essere quel fortino che magari poteva essere una volta, però le chiedo, insomma, se anche il supporto è veramente qualcosa che manca tanto in questo inizio di stagione. Vabbè, ci è mancato anche l'anno scorso, non è una novità purtroppo per questo periodo che stiamo vivendo. Ce ne dispiace perché, insomma, i tifosi sono sempre importanti in casa, fuori casa, l'abbiamo visto l'anno scorso quando ci hanno seguito anche in trasferta, insomma la squadra ha fatto ottime, è andata a vincere a Napoli, è andata a vincere a Genova, è andata a fare partite importanti anche fuori da qui, dal Franchi, quindi a maggior ragione a casa nostra diventano ancora più fondamentali. Però dobbiamo, ecco, questa situazione ormai è chiara, è nota, e dobbiamo andare in campo e cercare di scendere in campo nonostante queste letture che abbiamo dato, no? In questa prima parte della conferenza, scendere in campo per continuare a lavorare insieme, lavorare, migliorare giorno per giorno sotto diversi aspetti, e sono convinto che poi le soddisfazioni arriveranno. A proposito dei tifosi, c'è il primo tifoso che il presidente commisso invece, che in settimana anche le ha rinnovato in qualche modo la fiducia. Volevo sapere anche se ha degli altri messaggi, se l'ha sentito in queste ore. Ma sì, ma io capisco, magari quando non c'è qualche risultato è normale che il tifoso o la stampa possa fare, no, farsi delle domande, giustamente, no? Però io penso che il presidente, la società, vede come lavora l'allenatore, lo staff tecnico, con la squadra e con i giocatori sul campo, e ha visto che purtroppo in quest'ultimo periodo non abbiamo potuto lavorare insieme, no? Per come volevamo. Sul campo c'erano più giocatori della primavera che i ragazzi che poi avrebbero dovuto fare la partita, però in questo senso sa come lavoriamo. Lo scorso anno abbiamo fatto un finale di campionato molto importante, 9 partite, 18 punti, è una media da 2 punti a partita, quindi non è una cosa che
di poco conto. Quello è un bottino che ce lo portiamo dietro, sono delle conoscenze che ci portiamo dietro. Stiamo inserendo i nuovi ragazzi che sono arrivati, che si stanno inserendo al meglio. È chiaro che dobbiamo migliorare in diversi di questi da trovare la miglior condizione, però detto questo il gruppo è compatto, vuole far bene. Ora la baghetta magica, nel senso di dire da domani ne usciamo, sarebbe la nostra speranza, no? Però affrontiamo una squadra come l'Udinese, che è molto qualitativa, una squadra organizzata che si conosce bene, lavora insieme con questo allenatore da 2-3 anni, quindi è chiaro che dobbiamo una squadra di tutto rispetto, e dovremo fare sicuramente una grande partita visto il momento, la situazione, ma andando in campo con quella leggerezza, quella mentalità, quell'atteggiamento e serenità che ci vuole per poter affrontare le partite, perché nell'episodio specifico, nelle ultime 2 partite, quando ci è capitato siamo partiti molto bene, abbiamo fatto le prime mezz'ore benissimo, partendo forte, creando situazioni, occasioni da gol, diverse occasioni, giocando molto bene. Poi dopo magari piano piano nell'andare avanti della partita siamo un po' venuti meno, un po' calati, e questa è la lettura del momento di quello che stiamo un po' vivendo e che dobbiamo andare a superare e dobbiamo andare a far crescere nel corso dei 90 minuti. Udinese che ha fatto punti in rimonta, diciamo, nell'ultima partita, quindi anche da questo punto, insomma, le chiedo che attenzione bisogna avere sull'Udinese. Contemporaneamente le chiedo anche come sta Pezzella e se ci sarà la possibilità di vedere Martinez quarta in campo. Guarda, l'Udinese è una squadra, un'ottima squadra, una squadra qualitativa, ripeto, aveva già ottimi giocatori, li ha mantenuti, li ha tenuti, e ulteriormente si è rinforzata perché ha preso giocatori di grande qualità, e quindi è una squadra da affrontare con grande attenzione, concentrazione, come dobbiamo preparare tutte le partite in Serie A, e poi saranno gli episodi ovviamente a essere decisivi. Noi in questi episodi dovremo essere bravi a farli girare dalla nostra, cosa che magari nelle ultime 2 partite c'è successo un attimino meno, perché abbiamo preso anche qualche gol, insomma, a dir poco evitabile, però fanno parte di un campionato, cioè chi ha qualche problemino all'inizio, chi ce l'ha durante la stagione, chi ce l'ha alla fine. Noi abbiamo spiegato il perché di questo inizio, tra le altre cose mi ricollego alla tua domanda su German, che è un ragazzo che per 4 partite ci è mancato per 3 partite e mezza, quindi questa è una considerazione importante, perché è il leader della difesa, la guida della difesa, quindi è chiaro che nei meccanismi difensivi diventa, no, un elemento importante per esperienza e capacità di lettura e di guida della squadra. E in questo senso ovviamente ci auguriamo che possa essere dei nostri, eventualmente, insomma, abbiamo sì anche Martinez quarta, che anche se da pochissimi giorni con noi, però ci stiamo cercando di farlo inserire prima possibile. A proposito dei nuovi, ci chiedo, insomma, la voglia di giocare di Carleon dal primo minuto può essere una carta a sorpresa anche per cambiare un po' gli equilibri della squadra in questo momento? Ma guarda, con Giuseppe parliamo tutti i giorni, chiaro, ci stiamo confrontando con lui come con lo staff medico, sta lavorando bene. È chiaro che anche questo fine settimana ora arriveremo al punto con il ragazzo per poter capire quanto, no, se sarà possibile vederlo dall'inizio o nel corso della gara. Però ecco, è chiaro che noi dovremo parlare con lui, perché chi più di lui si conosce sa a che livello di condizione attualmente, insomma, e in questo dovremo essere bravi e attenti a non sbagliare, perché già si è successo con Borgia per voler magari farlo giocare o farlo entrare, perché volevamo farlo inserire prima possibile, magari ha avuto un problemino muscolare e questo lo sta fermando, lo sta bloccando da diverse settimane, questo non va bene.